Stefania Pizzo del Teatro Gustavo Modena e ad Alessandra Cavalli dell'Associazione Congeni. Ringrazio tutti per essere venuti nonostante i disagi di questa giornata. E volevo ringraziare anche tutto lo staff del teatro. Io dico proprio pochissime parole. Abbiamo un ospite, il dottor Massimo Barbetta, che è autore del libro Stargate, il cielo degli Egizi, che appunto è stato invitato e sta collaborando con Mauro Biglino, che ora poi vi deluciderà meglio sulla collaborazione. Ringrazio Massimo Barbetta, ringrazio Mauro Biglino di aver accettato il nostro invito per la seconda volta con la Teatro Modena. E gli lascio subito la parola. Okay. Buon ascolto. Grazie. Ci siamo? Si sente bene? Sì. Prima mi ha chiesto delle luci, ho detto lasciatele pure soffuse, così se c'è qualcuno che vuol dormire non lo disturbo. Cerchiamo di parlare piano, se vedo qualcuno che dorme non svegliamo. Va bene, grazie molte, siete numerosissimi, grazie ovviamente all'associazione che mi invita sempre, vengo con molto piacere perché mi sento sempre veramente tra amici e quindi è molto gradevole venire. Tra l'altro adesso il Papa sta iniziando la messa e io sto iniziando bene. C'è una concomitanza che è fantastica. Prima ho visto alcune... Prego? L'hanno scelto prima lui o la data? No, la data per me l'hanno scelta le organizzatrici, ma tanti mesi fa, perché le conferenze sono prenotate. Per esempio, ho già conferenze per il 2018, quindi io non so che... Non me le dicono ancora, ma so che ci sono. Quindi l'ha fatto lui per renderci difficile. Quindi l'ha fatto lui dopo, ecco, diciamo così. Diciamo così. Va bene. Prima ho visto c'erano alcune persone che hanno il libro Il Falso Testamento, allora ne approfitto perché è la prima volta anche che lo incontro io di persona. In quel libro lì c'è un capitolo dedicato insomma agli orrori nella Bibbia e tra le altre cose c'è tutta una lunga e ricchissima e documentatissima sezione riservata al fatto che diciamo avevano il permesso, o forse addirittura insomma era normale, fare sesso con le bambine di 3 anni e un giorno. E c'è tutto un capitolo dedicato a quello, con tutta una serie di ricchissime, documentatissime citazioni di studi rabbinici internazionali, tedeschi, inglesi, eccetera, 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 e tutta quella parte di documentazione lì l'ha curata Omar Di Benedetto, che è qui. Ed è la prima volta che lo vedo di persona anch'io, perché abbiamo sempre soltanto fatto... E quindi mi fa piacere presentarlo ufficialmente, ci siamo conosciuti ufficialmente oggi e abbiamo sempre soltanto parlato ovviamente attraverso i mezzi di comunicazione normali. Bene, quindi tutta quella parte lì che è molto molto intensa, insomma la ricerca storica, letteraria, documentale sua. E quindi ovviamente citato nel libro, ringraziato, ci mancherebbe, non è che lo ringrazierò, oggi mi fa piacere ringraziarlo di persona per questa ricerca. Prego, ci mancherebbe. E allora, oggi ci sono un sacco di cose da dire. Tutta una parte di queste cose, io ho fatto chiamare l'amico Massimo Barbetta, il dottor Massimo Barbetta, che tra l'altro è vostro corregionale, che è di Savona, perché stiamo da mesi vedendo tutta una serie di cose assieme. Cose che sono molto intriganti, ma veramente molto, molto, molto intriganti, e che partono appunto come dallo studio, dalla documentazione che ha fatto Omar Di Benedetto per quel tipo di tema, di contenuto. Qui siamo ovviamente in un altro ambito, ho voluto che fosse lui a parlarne perché mi sembra giusto, perché lui sta conducendo, come ha fatto Omar, una ricerca sulla letteratura extra biblica. Sapete che mi occupo soprattutto della Bibbia, perché è la mia scelta metodologica, e quindi cerco per quanto possibile di non uscire dai paletti che mi sono dato. E quindi questa parte avevo piacere che la raccontasse lui, anche perché lui è molto più preciso di me, tra l'altro. E quindi quando parlerà vi prego di ascoltarlo, perché è l'inizio di una serie di cose, di lavori che usciranno e che sono davvero molto 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 intriganti. Molto intriganti perché diciamo noi facciamo finta
no? Di credere che sia vero ciò che c'è scritto nella Bibbia. Però facciamo finta di credere che sia vero ciò che c'è scritto. Come ad esempio, appunto, quando si è parlato del discorso delle bambine, dalla Bibbia normalmente viene tradotto con ragazze, quel passo lì, invece, giustamente, la traduzione non è ragazze, la traduzione è bimbe, bambine. E quindi un conto è farci raccontare la Bibbia così come è stata tradotta. Altro conto è fare finta che sia vero ciò che c'è scritto, ma ciò che c'è veramente scritto. E se c'è scritto bambine, come fa notare giustamente Omar, poi trovando conferme continue nella letteratura rabbinica, se c'è scritto bambine, diciamo bambine, non ragazze, perché sono due cose completamente diverse, lo capiamo bene. So che lui è andato ancora molto avanti, quindi avremo modo di, anche con lui, di approfondire ulteriormente questo discorso, ma oggi abbiamo tutto l'altro tema, ne ho approfittato appunto essendo in Liguria, di far invitare l'amico Massimo. Perché dico quello che c'è veramente scritto? Perché noi quando parliamo di cristianesimo parliamo di una religione che è basata su dei testi di cui in realtà non sappiamo nulla. Cioè non sappiamo chi li ha scritti, non sappiamo quando li ha scritti, non sappiamo come li avesse scritti in origine. Sto usando il soggetto singolare, ma in realtà come li abbiano scritti, perché sono centinaia le persone che hanno scritto la Bibbia nel corso dei secoli. Non c'è una riga una, ripeto, non c'è una riga una, e qui mi riferisco non soltanto all'Antico Testamento ma anche al Nuovo, della quale noi possiamo dire con certezza sappiamo chi l'ha scritto quello lì. Cioè se noi pensiamo che i Vangeli canonici siano stati scritti da Marco, Matteo, Luca e Giovanni, viviamo in una illusione, perché non sappiamo chi li ha scritti. La tradizione li attribuisce a quei quattro nomi lì, ma ci sono migliaia di codici, non ce ne sono due uguali. Quindi noi non sappiamo nulla. Queste cose qui, quelli che studiano le sanno, cioè non è che Biglino non scopre un tubo, io ve lo dico sempre, Biglino non ha scoperto niente. In 7 anni di attività io non scopro niente. Ho la colpa di dire chiaramente delle cose che molti sanno ma non dicono. Questa è la mia colpa. Che in effetti poi non mi viene perdonata. Però queste cose qui, visto che si sanno, diciamole, perché le devono sapere tutti. Non soltanto le gerarchie, sapere che Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Tutti lo devono sapere, perché quello è il libro, l'insieme di libri che costituisce la base delle credenze dalle quali addirittura dovrebbe dipendere la nostra eternità. Eternità che non c'è neanche nella Bibbia, ma fa niente, facciamo finta che ci sia. Dovrebbe dipendere la nostra eternità. Poi quel libro lì, quell'insieme di libri lì, e qui torno all'Antico Testamento, sono predicati, spiegati, letti, a partire dal Papa, cardinali, vescovi, teologi, sacerdoti, catechisti, da persone che nel 90% dei casi non conoscono la lingua nella quale sono stati scritti. Mi riferisco all'Antico Testamento. Perché è vero che c'è la Bibbia scritta in greco, ma per gli ebrei la Bibbia scritta in greco è una disgrazia per l'umanità. Infatti non accettano neanche una lingua. Perché è stata scritta da degli intellettuali ebrei in Alessandria d'Egitto, perché avevano bisogno di un testo in greco per mettersi intellettualmente e culturalmente alla pari con gli intellettuali greci, che di testi invece ne avevano un sacco, e gli ebrei non avevano nulla. Quindi vivevano una sorta di complesso di inferiorità, e per superarlo si sono fatti una Bibbia in greco. Massimo Barbetta, che sta facendo tutta una serie di traduzioni e di vede anche e rileva come le traduzioni venissero aggiustate per mettere a posto delle cose che non si capivano, e le aggiustavano proprio per mettere a posto delle cose che o non si capivano o non si potevano accettare comunque. Allora diciamo che appunto chi la predica non conosce la lingua originale nella quale è stato scritto. Poi c'è nel mondo 1.500.000.000 di persone che crede ciecamente in ciò che c'è scritto in quel libro, che non ha mai letto. È vero o non è vero? Questo è il cristianesimo. Ora, se noi parlassimo
di una setta di 300 persone. Che ha un guru, un capo, che predica sulla base di un libro di cui non si sa nulla. Poi ha 15-20 ministri che lo aiutano a diffondere le sue dottrine, che non conoscono la lingua nella quale è scritto quel libro. E quindi, esattamente come fa il 90% dei predicatori cristiani, predica sulla base di traduzioni. E poi questa setta avesse appunto 250 persone che seguono ciecamente ciò che dice quel guru, senza mai aver letto quel libro, che cosa penseremmo di quella setta lì? Quello che pensiamo di quella setta lì lo dobbiamo pensare del cristianesimo, perché non c'è nessuna differenza. Il problema è che il cristianesimo ha 1.500.000.000 di seguaci. Ed è diventato ciò che sappiamo, anche con la violenza, perché voglio dire, noi, sapete, adesso noi ci scandalizziamo dell'ISIS, no? Ma è il cristianesimo dell'origine. La radice è la stessa, eh? Non dimentichiamo, quindi non dobbiamo stupirci di nulla. La radice è la stessa. Noi per fortuna viviamo in stati all'interno dei quali le leggi laiche si sono imposte sulle leggi religiose, perché le leggi religiose sono le stesse. Loro le applicano ancora. Alcuni di loro, noi per fortuna non più, io sarei già morto tra l'altro, quindi devo ringraziare lo Stato laico. Quindi, che non vuol dire che mi salvi definitivamente, però cioè, fino adesso è andata bene, ecco, diciamo, fino adesso è andata bene. Allora, questa è la situazione del cristianesimo. Se noi leggiamo ciò che scrivono i sapienti, non gli ignoranti come me, i sapienti, gli esegeti, che analizzano, ovviamente, dal punto di vista del cristianesimo, analizzano le religioni antiche, le cosiddette religioni pagane, le definiscono, appunto, pagane, religioni idolatre. Supponiamo che domani finisca la nostra civiltà, tra 2000 anni vengono qui a scavare per studiarci, trovano migliaia di statue di uno inchiodato in croce, altre statue, statuette, poi fanno una ricerca storica e, così come diciamo adesso, dell'esistenza fisica di quello lì non c'è nessuna prova. Cioè, dell'esistenza fisica di Gesù Cristo, insomma questo rabbi giudeo messianista predicatore, non c'è nessuna prova storica. Perché non è vero che è esistito perché è scritto in quei quattro libri lì che noi leggiamo. Perché altrimenti esiste anche Batman. Perché è scritto in centinaia di libri. Non c'è nessuna prova storica. Io, guardate bene, sono tra quelli che pensano che quella figura fisica sia esistita. Ma ho letto degli studi dai quali risulterebbe impossibile che sia esistita così come ci viene raccontata. Ma studi accuratissimi. Ma diciamo, io dico, se questa cosa è stata costruita, almeno si è partiti da uno che veramente c'è stato. Poi è stata inventata la figura cristica, cioè la figura del Messia cristiano, che non ha nulla, assolutamente nulla a che vedere con tutte le citazioni messianiche dell'Antico Testamento, adesso ne vediamo una colossale. Non ha nulla a che vedere, questa è stata totalmente inventata a partire da Paolo, eccetera. Bene, arriveranno alla conclusione che quello lì è esistito, non è esistito. Cioè diranno obiettivamente di lui quello che noi possiamo dire di Marduk. Esattamente la stessa cosa. E allora diranno, allora questi adoravano uno, poi per i primi secoli adoravano soltanto lui, poi da un certo punto in avanti hanno cominciato a divinizzare anche sua madre, Concilio di Efeso, e hanno cominciato ad adorare anche lei, dimenticando che lei tutte le volte che viene citata nei Vangeli viene citata malamente, viene trattata malamente da suo figlio. E ogni volta le dice, ma tu che vuoi da me? Io devo occuparmi delle cose mie, chi sei tu? Dopo quattro secoli, Concilio di Efeso, questa diviene la Theotokos, cioè la madre di Dio. E viene divinizzata. Poi diranno, questi qui si sono fatti tutta una serie di divinità intermedie, di cui adoravano le statuette e le iconcine. Perché se le tenevano in casa, avevano degli altarini apposta. Qualcuno mi spiega, ma in un modo convincente, non con le solite parole, così ne discutiamo, che differenza c'è tra la statuetta di Padre Pio e la statuetta dei Lari e dei Penati che venivano adorate dai Romani?
Nessuno. Le statuette dell'area dei penati erano statuette relative, si dice, ma loro credevano nei loro antenati. Ma quando andate a un funerale, il sacerdote non vi dice preghiamo per il defunto e chiediamo ai nostri defunti di intercedere per noi presso il Padre Buono? E che differenza c'è? Nessuna. Ah, noi lo facciamo perché noi sappiamo che invece loro, poveretti, tutti deficienti. Cioè, l'impero Roma ha conquistato mezzo mondo, non tutto il mondo perché l'impero più grande che c'è stato nella storia non è quello dei Romani ma dei Mongoli, comunque diciamo, noi conosciamo Roma, quindi citiamo Roma, ma erano tutti lì deficienti, parlavano con delle statue di pietra senza sapere che dietro non c'era nessuno, tutti idioti. Noi invece no, noi invece siamo intelligenti. Noi che crediamo in un libro che non abbiamo mai letto, siamo intelligenti. Noi che crediamo in un libro che ci viene raccontato da chi non conosce la lingua nella quale è stato scritto, siamo intelligenti. Sapendo che predica sulla base di traduzioni che cambiano continuamente nel tempo, stanno cambiando sotto i nostri occhi e cambieranno ancora. Il lavoro che stiamo facendo con Massimo porterà. E cambieranno ancora. E quelli che la predicano saranno costretti a cambiare predicazione, come stanno facendo adesso in Germania. Io, in tutti questi anni, più volte, quando mi è capitato di parlare della figura di Cristo, eccetera, ho sempre detto, nell'Antico Testamento non ci sono le profezie che riguardano il Messia cristiano. Non ci sono. Tutte quelle indicazioni lì riguardano l'attesa di un Messia ebreo, che aveva un unico obiettivo, liberare militarmente il popolo, non ebraico, il popolo di Israele, che è una cosa diversa dagli ebrei, perché anche questo è un altro luogo comune che dobbiamo imparare ad abbandonare, il popolo di Israele dal giogo straniero, questo era il Messia ebreo. Il resto dell'umanità non c'entrava niente, assolutamente niente. Ho sempre detto, non ci sono le profezie. E le cose che mi venivano scritte contro era, vabbè, sì, secoli di tradizione della dottrina, poi arriva Biglino che scopre tutto e bisogna cambiare tutto. No, Biglino non scopre niente. Biglino fa il lavoro più da cretino che esista sulla terra. Vi dice, guardate che lì c'è scritto questo. Dopodiché fatene quel che volete. Perché sapete che io non ho né gruppi, né sette, né niente. Io faccio le conferenze perché, come si sa, vengo chiamato. Se smettono di chiamarmi, non ho la vocazione del predicatore. Io smetto di fare le conferenze domani mattina. Allora, quella, la profezia più importante, quella che sicuramente tutti conosciamo. La Vergine concepirà e partorirà un figlio, gli sarà dato il nome Emanuele. Profezia di Isaia. Isaia, che ha un libro di 66 capitoli. Chi l'ha scritto quel libro? Isaia. Col cavolo. I capitoli dall'1 al 39, fino ad alcuni mesi fa, si diceva, quando dico si diceva, intendo dire che lo scrivevano i docenti, tipo per esempio il professor Penna, consultore della Pontificia Commissione Biblica, li attribuiamo ad Isaia perché non abbiamo motivi seri per negarlo. Non perché sappiamo che l'ha scritto lui. Ma fino a pochi mesi fa, perché studi israeliani degli ultimi 7-8 mesi hanno documentato che i capitoli dal 33 al 39 di sicuro sono stati scritti 2 secoli dopo di lui. Quindi quelli che erano 39 sono già diventati 33. Ma tra l'altro all'interno di quelli si sa che dal 13 al, non mi ricordo, non li ha scritti lui. Cioè si sa già. Quindi dire che il libro di Isaia l'ha scritto Isaia è un... va bene, diciamo. Ma sappiamo già che dal 39 al 55 sono stati scritti 2 secoli dopo. E gli ultimi, dal 56 al 66, sono stati scritti 30 anni dopo quelli lì. Quindi il libro di Isaia è stato scritto da decine di persone nell'arco di 250 anni. Comunque lì dentro c'è la profezia. La Vergine concepirà e partorirà un figlio. Conferenza episcopale tedesca. Anno 2017, le nuove Bibbie in Germania escono con scritto «La Vergine ha concepito e sta per partorire». Ha concepito, non concepirà. E sapete perché? Perché finalmente si sono decisi a rendere ciò che c'è scritto nel testo ebraico.
Non è che lo stanno cambiando, prima c'è stato l'inganno sul test ebraico, adesso finalmente scrivono ciò che c'è scritto. E quindi nel testo ebraico c'è scritto questo. Alma, ara, yoledet. Alma non significa vergine, perché in ebraico vergine è betulah. Nella nota delle Bibbie ebraiche tedesche scrivono la vergine ha concepito. Sotto scrivono. Propriamente Alma non significa vergine, ma giovane ragazza. Questo è un primo passo. Tra qualche anno finalmente toglieranno vergine. Ara. Sarebbe concepirà. Ara in ebraico non solo non è un verbo al futuro, ma non è neppure un verbo, è un aggettivo che vuol dire incinta. Cioè, quella giovane ragazza, nel momento in cui scrivono quel versetto, è già incinta. Adesso vi dico anche il nome, della ragazza. È già incinta. Yoledet è il participio partorente, cioè sta per partorire. Questo c'è sempre stato nella vita ebraica. Quindi quando io vi dico Biglino fa il lavoro più da cretino di questo mondo, io vi dico guardate che c'è scritto questo. Io spero che quelle decine di persone che hanno scritto ah Biglino, sì adesso arriva lui cambia tutto, scrivono ah adesso arriva la conferenza episcopale europea cambia tutto. Non lo scriveranno perché non hanno sufficiente dignità per farlo. Ma è così. Quindi pensate al sacerdote tedesco che fino al 31 dicembre 2016 diceva, vedi, anche Isaia lo dice che è la Vergine in futuro, adesso non lo può più dire. Non lo può più dire, questo versetto qui lo dimenticheranno per sempre in Germania. Perché hanno sempre detto, sulla base della Bibbia ebraica, è falso. Nella vita greca c'è il verbo al futuro, exei kai texetai. Ma nella Bibbia greca, che si sono tradotti a modo loro, in quella originale ebraica non c'è. Quindi questa profezia nella Bibbia ebraica non c'è mai stata. Non è che Biglino che scopre, Biglino da cretino legge tutto lì. E adesso finalmente in Germania, immagino anche due tedeschi, uno che ha la Bibbia di due anni fa e l'altro che compra. Sì, perché anche lì la concepirà. No, guarda che sì, no, no, sì, no. Chi la predica sulla base di una lingua che non, di traduzioni fatte da una lingua che non conosce, quindi predica ciò che gli viene detto di predicare. E adesso in Germania smetteranno. E quel versetto quindi lo dimenticheranno. Questa è una delle tante cose, questa sta cambiando sotto i nostri occhi. Poi ci sono altre che cambieranno, alcune ve le dirà anche Massimo. Perché sono traduzioni deliberatamente false, fuorvianti, indirizzate a presentare una dottrina che non c'è, tutto lì, ma non c'è perché non c'è nel testo, basta, non c'è da discutere, non c'è da interpretare, qui non è che uno interpreta, uno legge quello che c'è scritto, e in greco tra l'altro ormai è tradotto parthenos, ma parthenos in greco significa sia vergine che giovane fanciulla, in greco non c'è la distinzione, in ebraico sì. Tant'è che in ebraico quando vogliono dire vergine dicono betulah, quando vogliono dire ragazza, giovane ragazza, dicono alma. Questa ragazza si chiama Abia ed è scritto nel secondo libro dei re, non è che mi invento io il nome, è la moglie del re Acaz di Giuda, che era incinta, stava per partorire, e loro speravano, siccome il loro Acaz li stava di fatto vendendo gli assiri, insomma. La faccio semplice, ma tanto non ha importanza. Loro speravano che il figlio li avrebbe finalmente liberati e avrebbe poi liberati di nuovo da questo giorno. E quindi la speranza era riposta nel figlio di Abia che poi nascerà, si chiamerà Ezechia, non Emanuele, Ezechia. Ed è nel secondo libro di Re il nome, cioè non c'è da inventare nulla. Bisogna inventare per dire che una vergine in futuro concepirà il figlio. Capite? Così com'è, mamma mia, tante di quelle cose. No, beh, c'è una cosa abbastanza importante che dovete sapere. Dovete sapere perché una mail è scritta su di me da un docente universitario dell'Università di Napoli, che è fondamentale che si sappia.
E questa mail è stata ovviamente resa pubblica, era stata mandata in privato ma resa pubblica, e l'hanno vista 100-150 persone. Adesso io la sto leggendo da un po' di conferenze, quindi abbiamo già superato le 300.000 persone, ma la devono vedere più di 1 milione di persone. Questo docente universitario, di cui c'è il nome, c'è tutto, so cosa insegna, so tutto, Biglino altro non è che un mentecatto. A questo la deve sapere più di 1 milione, anzi meglio, 2 milioni. Perché se sono un mentecatto sono libero di dire quello che voglio. Come a tutti i mentecatti è consentito dire qualunque cosa vogliano. E nessuno si sogna di perdere un minuto di tempo per cercare di correggere il mentecatto, perché si dice, beh, poverino. E c'è la cosa strana, che dicono che sono un mentecatto, ma poi passano giorno e notte a cercare di dimostrare che le cose che dico io non sono vere. Sarebbe un po' come se qualcuno di voi conoscesse uno che dice io sono Napoleone e perdesse giorno e notte andare a cercare la documentazione storica per dirgli guarda che ti dimostro che tu non sei Napoleone. Il mentecatto sarebbe quello lì, no? Non l'altro. Allora per questo io dico, voglio che si sappia. Adesso ve ne dico un'altra di un altro accademico che ha parlato male di me, anche questa voglio che si sappia. Perché io voglio soprattutto che si sappiano le cose negative che vengono dette contro di me. Perché è da quelle cose lì che si capisce un sacco. Sapete che io spesso ho citato questi articoli delle scienze, parlando del quadro di Elohim, erano nel Gan Eden, e qui c'è una cosa straordinaria di cui vi parlerà Massimo, quando gli Elohim fanno il Gan Eden e pongono la Danna e il Gan Eden, Mikedem, che viene tradotto a Oriente. Sarà un'altra di quelle cose che devono cambiare, e Massimo ve la spiegherà. Allora, io ho citato questo articolo perché? Perché questo articolo ci dice che il grano che mangiamo noi deriva da un mostro genetico, cioè da una serie di eventi genetici che l'articolista definisce lui stesso impossibili. Cioè, due generi di farro selvatico, non due specie, due generi di farro selvatico, si sono unite tra di loro e ne è nata una specie che aveva il 100% di tutti e due. Cosa che in natura, se avviene, porta alla morte dell'individuo in quel momento lì. Cioè, non vive. Di sicuro non si riproduce. Ma questa, invece il grano che mangiamo noi deriva da una serie di eventi impossibili, di nuovo qui scritto fra virgolette. E dove si sono verificati questi eventi impossibili? E quando? Tra 12.000 e 10.000 anni fa, proprio là dove viene collocato l'Eden biblico e dove la Bibbia ci dice che c'erano quelli là che nell'Eden, mentre la terra era già tutta piena di alberi, producevano ogni tipo di vegetale che porta frutto, noi per frutto poi pensiamo alla mela o alla pera, frutto intendo dire che porta qualcosa da mangiare. Cioè dentro quel Gan Eden loro producevano vegetali e animali funzionali all'utilizzo che ne dovevano fare per i loro adamiti, cioè per le creature che loro avevano fabbricato. Combinazione, questi eventi genetici impossibili si sviluppano lì. E ne avvengono tanti, lo dice qui, una serie di eventi genetici impossibili. Ora diciamo che impossibile, va bene, non possiamo dirlo, ma impossibile non vuol dire raro, vuol dire proprio che se ne capita uno. Qui ne sono capitati tanti e combinazione sono capitati proprio in direzione di ciò, di produrre ciò che ha consentito di nutrire decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di uomini. Combinazione, nello stesso periodo in Centro Sud America, la stessa cosa, e addirittura il collega di questo signore qui lo chiama OGM naturale, dice che con la patata è avvenuto ciò che avviene soltanto con gli OGM in laboratorio, anche lì un altro evento genetico impossibile che ha portato a quel tubero che ha nutrito di là milioni di persone. Combinazione, nello stesso periodo, combinazione avvengono delle cose impossibili. Ovviamente, siccome ciò che dico io deve essere per principio distrutto, allora, siccome io lo cito questo da parecchio tempo, l'hanno interpellato,
e lui, da buon scienziato, dice ovviamente che Biglino non ha capito niente, e dice, e se questa cosa qui io l'ho definita impossibile, se erroneamente si continua a pensare alle specie come immutabili? Secondo me questa frase l'ha buttata giù e l'ha messa fra virgolette, così il lettore che la legge mi pensa che sia nell'articolo, ma l'articolo non c'è. E se l'ha buttata giù, secondo me è un po' troppo in fretta, perché dice se erroneamente si continua a pensare alle specie come immutabili. Chiedo a Massimo, che è accademico, secondo te gli scienziati pensano che darwinisti pensano che le specie siano mutabili o immutabili? Allora che cavolo ha scritto? Che cavolo ha scritto? E dice quindi Biglino dovrebbe studiare un po' la scienza, e Biglino, siccome sa di essere un ignorante, la scienza un pochettino la studia. Allora, questo è un documento che ho l'autorizzazione a divulgare, non si trova in rete. È uno studio del Centro Europeo per la Salute e il Cibo. Parlano di queste cose qui. Ad un certo punto, addirittura, citano lo stesso articolo che cito io, come ho fatto adesso. Dicono esattamente le stesse cose che dico io. Centro Europeo per la Salute e il Cibo. Se la dice Biglino va distrutta. La dicono questi. Sapete cosa dicono? L'Aegilops speltoides, cioè uno dei due farmi, si unisce al Triticum e dice questa anomalia talvolta può verificarsi nelle piante, ma le rende sterili. Cosa che in questo caso stranamente non avviene. Dice non solo il Triticum dona interamente il suo genoma, evento impossibile per quella specie, ma la nuova pianta diviene tetraploide, cioè dotata di 4 coppie di ciascun cromosoma, che vuol dire morte immediata per quella pianta lì, a meno che non venga geneticamente curata e seguita. Allora, questi signori qui dicono esattamente la cosa che dico io. Se è successo quello, che è un evento impossibile, i testi antichi ci dicono chi c'era lì a fare quelle cose lì. Basta che mettiamo insieme le due cose e l'evento da impossibile diventa possibile. Anzi, diventa spiegato, perché altrimenti si continua a non spiegarlo. Si continua a non spiegarlo. Se invece facciamo finta che almeno la spiegazione ipotetica c'è. E poi qui dice, tra l'altro, che l'unione tra questi due generi, dice, è come se si fosse, questa pianta mostro, è come se si fossero uniti un cavallo e un gatto. Cioè non due specie uguali, due generi. Un cavallo e un gatto che si sono uniti hanno fatto un figlio che immediatamente era fertile e si è riprodotto. Questa è l'unica spiegazione, cioè questa è la realtà. Ma questa realtà chiede una spiegazione, che non ha spiegazione casuale. Cioè, ah beh, è venuto per caso. Intanto, come dice l'articolo, è venuto un sacco di volte, non una. È avvenuto, guarda caso, su quell'alimento che ha consentito di nutrire milioni di uomini, è avvenuto tante volte e tutte le volte era impossibile. Per fortuna ci sono gli scienziati con le menti aperte, questo è perché l'autorizzazione me l'ha data lui, il dottor Giovanni Cianti, dell'European Food and Health Interdisciplinary Center, e quindi mi ha dato l'autorizzazione e mi ha detto sì, che autorizzo a divulgare. Allora lo scrivono anche di lui, di questo qui che deve studiare la scienza. Capite? Questa cosa vale esattamente per la patata, ma c'è di più, guardate, ci sono delle cose che vengono fuori che sono straordinarie. Questo qui di nuovo, Joseph Robert Yocan, genetica preistorica di 10.000 anni fa. Qui parla del mais. Il mais è un altro mostro. Mostro nel senso che se il mais non viene curato da solo, non esiste in natura. Tuttavia, in quello stesso periodo si verificarono in tutto il mondo altre improvvise e importanti mutazioni botaniche oltre al mais. I cromosomi delle banane e delle mele furono moltiplicati per fattori di 2 e di 3, mentre le arachidi, le patate, il tabacco e altre piante si espandevano con un fattore di 4. La canna da zucchero fu inesplicabilmente alterata da un antenato di 10 cromosomi alla pianta complessa odierna che ne ha più di 80. Che ne ha 80. Ma possibile che in quel periodo lì sul pianeta Terra sia successo tutto l'impossibile senza che ci sia nessuno? Senza che ci fosse nessuno? Tutte casualità?
Karl Köhlenberg, nel suo studio sulla storia dello sviluppo della coltura del mais, osservò la sua dipendenza dall'intervento di chi lo coltiva. Ciò che distingue la pianta del mais da tutti gli altri tipi di piante grandi è la sua elevata fragilità biologica. Lasciata a se stessa, muore in breve tempo. Il frumento e gli altri cereali furono dapprima prodotti nel Medio Oriente, mentre il mais era coltivato nel Nuovo Mondo. Entrambe quelle aree erano anche centri di un notevole sviluppo di altri elementi, fra virgolette, altamente evoluti. Nel Medio Oriente questo avviene con farro, lino, uva, mele, pere, olive, lenticchie, piselli, fichi, mandorle, pistacchi, nocciole. E ci furono rapidi adattamenti alla qualità di tutte queste piante. Cioè i fichi e le nocciole sono messi tutti d'accordo, hanno detto ci sviluppiamo tutti adesso. Ma fa ridere o no? Ma non è più secondo buon senso pensare che ci fosse qualcuno che lo faceva, visto che gli antichi ci dicono che c'era qualcuno che lo faceva. Ovviamente non ci nominano mais, insomma, arachidi, nocciole, eccetera. Ma ci dicono chi c'era lì che faceva quelle cose lì. E questi scienziati non fanno altro con mente aperta per prendere atto dell'assurdità statistica di queste cose. Ma se noi togliamo l'assurdità statistica e ci mettiamo assieme al racconto degli antichi, abbiamo la spiegazione di tutto. Basta avere la mente aperta. Non dico che questa sia la verità, perché io non ho le prove, ci mancherebbe se l'avessi. Io non le ho. Ma è più secondo buon senso pensare che tutte queste robe qui siano avvenute tutte assieme, nello stesso periodo, negli stessi territori, in modo assolutamente casuale, o pensare che forse c'era qualcuno che le faceva, visto che gli antichi ci dicono che c'era qualcuno che le faceva? Io faccio solo questa domanda, non datemi la risposta, datela voi, che è l'unica cosa che ho. E poi ci sono altre cose, ma non voglio annoiarvi. Solo per dire che quindi, insomma, io capisco che poi lui abbia dovuto fare una sorta di dare una sorta di spiegazione per dire no, io con quelle teorie di quel cretino lì non c'entro niente, perché sono un accademico. Pazienza, mi spiace per lui. Mi spiace per lui perché, vabbè, niente. Oggi c'è il Papa a Roma e quindi, a Roma, a Genova. E quindi mi è venuto bene leggere questa cosa che il 7 aprile ha scritto Antonio Socci, sapete, il cattolico, il giornalista, parlando del Papa. Siccome il Papa sta facendo tutta una serie di dichiarazioni, ho visto dei filmati di sacerdoti sudamericani che parlano di possibile scisma. E dice, ma quali spiegazioni si possono trovare? Testualmente, la prima che viene in mente è l'ignoranza teologica. È vero, Papa Bergoglio non è culturalmente attrezzato ed è una delle rare persone che è giunto al cardinalato e poi al papato senza un dottorato in teologia. Cioè io e il Papa non abbiamo diritto di parlare di queste cose perché non abbiamo i titoli accademici. Io e il Papa. Perché questa cosa viene detta anche di me. Per fortuna la dicono anche del Papa. Ma anzitutto, se uno è talmente impreparato in teologia e talmente imprudente da fare dichiarazioni al limite della blasfemia, è bene che non ricopra la massima carica, anche dottrinale, della Chiesa. Perché sarebbe come mettere un ragazzo che non sa nemmeno guidare un'auto a pilotare un Boeing. Sono in ottima compagnia. Altre cose curiose, molti filmati che escono, la bufala sulle macchine volanti, eccetera. Ora, il discorso delle macchine volanti nella Bibbia può non piacere, capisco che possa non piacere, ma non si può dire che la Bibbia non ne parla. La Bibbia ne parla con una chiarezza che è disarmante. Poi coloro che non amano pensare che la Bibbia parli di macchine volanti sono liberi di dire. La Bibbia parla di macchine volanti, ma quando parla di macchine volanti intende dire che fantastico, benissimo, io non ho niente da dire. Ognuno è libero di dare l'interpretazione che vuole. L'affermazione falsa è la Bibbia non parla di macchine volanti, perché questa è un'affermazione falsa. Io cito spesso, e vi dico francamente, ogni volta che lo cito dico sempre, adesso ci sarà uno che alza la mano e mi contesta, invece non c'è mai. Allora sapete che cosa, magari c'è oggi, quindi va bene. Se invece non c'è, sapete cosa ho fatto? Quella nel libro che esce adesso, che è uscito, mi sono messo la contestazione da solo.
Cioè, visto che è un anno che parlo di queste robe qui e dico, ogni volta che leggo questo versetto di Ezechiele, guardo e dico, ma ci sarà uno che alza la mano e mi dice, no, guarda che... Mai. E allora me la sono messa da solo. Quindi chi vorrà la troverà nel libro. L'altro, quel libro lì che esce, un libro fatto a quattro mani con Enrico Baccarini, io per quanto riguarda la mia parte ho coordinato tre ingegneri aeronautici del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali che lavorano per la NASA. Sono tutti citati con tutte le loro specializzazioni, che hanno analizzato tutta una serie di passi della Bibbia alla luce di, loro dicono, lì c'è scritto chiaramente che. E hanno fatto anche i disegni, un libro di quasi 600 pagine, non del formato normale, alto 25 cm, perché sarebbe venuto di 900 pagine, all'editore sembrava, cioè era anche difficile un po' confezionarlo, allora è un volumone alto di quasi 600 pagine. E quindi c'è il lavoro di questi ingegneri su certi passi della Bibbia, con tutta una serie di ipotesi e di spiegazioni tecniche date da quegli ingegneri, compresi i disegni. Quindi tre che lavorano al Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali hanno messo la loro faccia per dire guardate che la Bibbia probabilmente parla di questo. Poi ci sono altri tre ingegneri che invece si sono occupati della tecnologia nei tempi antichi. E poi ci sono due ingegneri aerospaziali induisti, che invece, seguiti da Baccarini, che parlano della tecnologia di volo dei Vimana. E poi c'è un neurochirurgo che si è occupato del cosiddetto miracolo di Eliseo, così come nel libro precedente, Antico Nuovo Testamento, si era occupato del presunto miracolo, che non esiste, di Gesù, insomma della liberazione di quel ragazzo indemoniato, che invece Gesù lì non solo ha fatto il miracolo, ma non ha fatto niente, si è limitato a osservare gli eventi come si sviluppavano, conoscendoli. E qui ci si occupa del miracolo di Eliseo, si fa vedere qual è la tecnologia, la conoscenza che avevano gli Elohim per intervenire in certe situazioni. E poi c'è uno storico con tutta una serie di ricerche archeologiche, geologiche, lì abbiamo dedicato un capitolo intero a Sodoma e Gomorra, la prima volta che ne parlo, ho dedicato un capitolo intero alla Torre di Babele, la prima volta che ne parlo, e vengono fuori delle cose straordinarie. E poi sono andato molto avanti con la figura di Gesù, e lì, se qualcuno mi dice tu hai questo problema al collo per tutte le cose che mi ci mandano addosso, mi sa che mi verrà tutta la schiena. Vabbè, ma tanto risolvo anche questo, quindi hanno perso anche se sono loro hanno perso anche in questo. Allora, il versetto che io leggo è questo. E questa è la Bibbia di Famiglia Cristiana. 3:12. Poi un ruach mi sollevò, io dico ruach perché preferisco non tradurre quel termine lì che viene tradotto con spirito. Poi un ruach mi sollevò e udì dietro a me un fragore di gran terremoto, mentre il cavolo di Yahweh si alzava da quel posto. Udì il fragore delle ali e contemporaneamente il fragore delle ruote e il rumore di un grande trascuro. Cioè la roba che tira su Ezechiele da terra è una roba che ha ali, ruote, quando si alza da terra fa un grande casino. Su questo non ci sono dubbi, questo c'è scritto nella Bibbia, non nelle traduzioni di Mauro Bellino. Questo è scritto nella Bibbia di Famiglia Cristiana. Quindi non sono le traduzioni mie, basta che la leggiamo. E di questa roba qui Ezechiele parla continuamente, continuamente. Poi quando il capitolo 10, quando il cavò di Yahweh si era alzato dal cherubino, portando, perché il cherubino era cose a quattro, vedrete i disegni, sono due ipotesi di cherubini, che si attaccavano a quattro sotto il cavò e poi si staccavano e o si muovevano per conto loro o si muovevano in blocco unico con il cavò. Era una sorta di timoni direzionali del cavò. Quando il cavò di Yahweh si era alzato dal cherubino portandosi sopra la soglia del Tempio, il Tempio fu riempito della nube e il cortile, ma solo il cortile, fu pieno della luce che arrivava dal cavo di Yahweh, solo il cortile. Non è che la gloria di Dio spande la sua luce sul mondo, no, è sul cortile, quindi illumina il cortile. Il rumore delle ali dei cherubini si sentiva fin nel cortile esterno, cioè quelli che erano fuori dal cortile interno e avevano il muro non vedevano ma sentivano il rumore. Il rumore. La tradizione ci dice che i cherubini sono quegli angeli che cantano incessantemente la gloria di Dio. Questo non c'è da nessuna parte. Se voi seguite gli studi del professor Luigi Moraldi, il professor Luigi Moraldi, purtroppo morto, è considerato dagli esperti biblisti l'esperto degli esperti, nel senso che citano lui.
come massima autorità. Sapete cosa dice dei cherubini? Lo trovate nelle pubblicazioni Luttete? Io faccio veramente un lavoro da cretino, guarda, ma veramente. Cioè, non è che... lo dico proprio perché lo penso. Ti leggo quello che c'è scritto. Quando si dice che i cherubini benedicono, ci si rifà al Targum di Jonathan, secondo cui la traduzione di benedizione non è altro che un modo per dire come i cherubini esprimessero rumori, proprio come quelli descritti da Ezechiele. Quando i cherubini si arrestano, immediatamente tace il rumore. E così pure il vento presente in tutti gli accampamenti degli Elohim. Cioè, quindi quando queste robe che hanno ali e ruote si fermano, c'è il silenzio e l'aria smette di muoversi. Ma si può essere più chiari di così? Per dire che non è questo, bisogna interpretare. Perché questo è ciò che c'è scritto. Chi non lo ama è libero di interpretare, ma dica: la Bibbia scrive questo, ma io lo interpreto così. Non dica: è falso dire che la Bibbia parla di macchine volanti, perché è falso dirlo. Perché la Bibbia ne parla e come? Se le descrive talmente bene che degli ingegneri possono fare delle ipotesi di ricostruzione, e le troverete nel libro. Quindi tre ingegneri importanti, vedrete le specializzazioni che hanno messo la faccia. Hanno messo la faccia. Io da anni dico che della Bibbia non si devono occupare i teologi. Teologi, come ha detto Papa Francesco quando è stato in Georgia mesi fa, ha detto testualmente: lasciamo che i teologi studino le loro cose astratte. E ha perfettamente ragione. I teologi si occupino di teologia. La Bibbia con la teologia non c'entra niente. Tutto lì. Si occupino di teologia, facciano il loro mestiere. Cioè si occupino della figura di Dio che loro stessi hanno elaborato, degli attributi che loro hanno pensato di attribuire alla figura. Va benissimo, ma chi glielo vuol togliere il mestiere? Io ho fatto di nuovo, adesso sarò nel libro, un incontro di un'ora con un docente di teologia cattolica, è stato un incontro di un'ora pubblico, molto, molto ben fatto, nel senso che contrariamente a quello che sapete avviene in rete dove partono immediatamente gli insulti, tra persone intelligenti si parla con calma, pur da posizioni completamente antitetiche, e ci conosciamo, e lui alla fine ha detto: questi incontri qui non dovremmo farli di un'ora ma di un weekend. Perché? Perché in quegli incontri lì si capiscono un sacco di cose. Io sto studiando dei testi di teologia ebraica che riportano tutti i commenti rabbinici di sempre, cioè a partire da Rav Akiva, Ishmael, eccetera, fino ai tempi, quindi subito dopo Cristo, fino ai tempi nostri. E ci sono delle cose che sono veramente importanti. E lì, in quell'occasione lì, ho parlato appunto di come quei signori costruiscono le profezie a posteriori. E la cosa è lì, adesso non voglio farla lunga perché voglio lasciare la parola a Massimo, perché è una cosa molto interessante. E comunque ho detto, cioè, è chiaro, no? Come si costruiscono? E il teologo dice: sì, in effetti noi dovremmo smettere di leggere le profezie come se fossero un guardare avanti, ma sono una chiave di lettura per capire il presente e il passato. Ah, vabbè. Ci sto. Smettiamola di dire che si parlava del futuro. Perché tutte le profezie bibliche sono tutte scritte post evento. Tutte. Tutte. Sono state tutte scritte dopo che la cosa si era già verificata. La profezia di Daniele, che è stata molto in voga fino al 2012, no? Quando, sapete, siamo quelli che aspettavano. Adesso quando è la prossima fine del mondo, tra l'altro? Perché ho già letto un po' di date, poi non è che le memorizzi, ma insomma, quando aspettavano la fine del mondo per il 2012, c'è la profezia dei 490 anni di Daniele, per cui tutti conteggi per arrivare a quello. Bene, se voi leggete gli studi rabbinici pubblicati dalla Jewish Publication Society negli Stati Uniti, parlando di quella profezia di Daniele, sapete cosa scrivono? Per esempio, un docente di studi rabbinici, rabbino oltretutto, docente universitario in America: quella profezia lì è frutto di una mistificazione. Perché c'era una cosa che doveva avvenire in 70 anni, non è avvenuta, allora hanno trasformato i 70 anni in 70 settimane di anni per darle 490 anni per verificarsi. E c'è gente oggi che parte da quella profezia lì per prevedere il nostro futuro. Oh, questa è la realtà dei fatti. Ancora una volta vi sto leggendo, vi sto raccontando che cosa è scritto, che cosa scrivono i rabbini. Ma poi basta leggere la Bibbia, si capisce, è evidente che sono tutte scritte. Anche perché i codici che abbiamo noi della Bibbia sono tutti recenti.
E tutte quelle cose sono già avvenute nel momento in cui vengono scritti, quindi non c'è dubbio, è più facile che fare una bella profezia su qualcosa che si è già verificato. Faccio anch'io, scrivo un bel libro dicendo nel 1492 Cristoforo Colombo scoprirà l'America. Quindi questo libro era stato scritto nel 1480. Che senso ha? Bisognava scriverlo prima. A parte che non è vero che scoprirà l'America, invaderà l'America, perché è una cosa diversa. Lo sapevano tutti che c'era l'America e lui è andato in invaderla per conto delle potenze cattoliche con incarichi precisi. Quindi Cristoforo Colombo non ha scoperto nulla, è andato lì sapendo dove andava. E vabbè, comunque non parliamo di questo. Torniamo alla Bibbia. Che ore sono? Quanto ho parlato? Ok. Allora, i cherubini sono roba che fanno rumore. Adesso vi dico un'altra stupidaggine. Sapete, allora, anche qui è importante. Io non parlo di Dio perché di Dio non so nulla. Il fatto che io dica che la Bibbia non parla di Dio non vuol dire, come mi viene fatto dire, che Dio non esiste. Perché per dire che Dio non esiste bisogna saperlo, e io non lo so. Io ho la fortuna di essere un ignorante e di sapere di essere ignorante. Questa è una colossale fortuna. È la cosa più pericolosa che possa capitare a un uomo, è quello di pensare di essere un sapiente. E quindi io so di dover studiare. E ci sono dei temi di cui non so nulla e quindi non parlo. Di Dio non parlo. Così come non parlo dei mondi spirituali, perché anche di quelli io non so nulla e quindi taccio. Quindi non parlo neanche degli angeli spirituali, perché non ne so nulla. Sapete, ci sono le corti angeliche, no? Vedete, angeli, arcangeli, troni, dominazioni, cherubini, serafini. Cherubini, serafini. Queste corte angeliche però ce l'hanno un significato, sapete? Sono costruite in funzione della lontananza fisica da Dio, o meglio, dagli Elohim. I cherubini sono i penultimi. Cioè i cherubini, per le cose che erano, stavano immediatamente fuori delle dimore degli Elohim, perché erano i mezzi di locomozione. I serafini stavano dentro. Saraf in ebraico significa bruciare, produrre calore e luce. E i serafini producevano un rumore continuo, che viene interpretato, come per i cherubini, un incessante canto di lode a Dio. No, quelli che facevano e producevano calore e luce, e stavano dentro le dimore degli Elohim. Sono la corte angelica più vicina a Dio. Sono un mentecatto, quindi abbiate pazienza. Quindi mi posso divertire a dire queste cose qui. Ma, visto che sui cherubini già lo stesso forum di consulenza ebraica ha scritto, ma gli ebrei lo sanno da sempre attraverso il Talmud che i cherubini erano dei romani. Lo sanno da sempre, perché lo sanno da sempre. Perché non ce lo dicono? Perché fanno bene a non dircelo. Cosa gliene frega loro che noi sappiamo che cosa c'è scritto nella Bibbia, visto che la Bibbia è scritta per loro? È scritta da loro per loro, finito. Noi ce ne interessiamo perché la Bibbia è stata fatta diventare quello che conosciamo, strumento per dominare metà del mondo. Anzi, attraverso l'Islam, in realtà la dice la stessa. E quindi dicono, voi ci avete preso il libro, lo interpretate come volete, ci avete costruito quel che volete, credete nelle favole che vi siete costruiti, ma che dovere abbiamo noi di raccontarvi le cose come stanno? Questo loro poi lo scrivono, e lo scrivono tra l'altro in combinazione e reazione alle cose che ho scritto io, perché quel forum lì, queste cose qui sono state scritte nelle analisi dei miei libri. Quindi, che la Bibbia parli di ingegneria genetica, scrivono, forum consulenza ebraica, dove una volta a Roma mi hanno detto, ma lei lo sa che quelli di consulenza ebraica se potessero la massacrerebbero? E io ho detto, sì, lo so, ma quelli che se potessero mi massacrerebbero scrivono. Gli ebrei lo sanno da sempre che la Bibbia parla di ingegneria genetica. Gli ebrei sanno da sempre che i cherubini sono dei robot. Gli ebrei sanno da sempre che quando si parla di malachim, cioè degli angeli, si parla di individui in carne ed ossa. Che sono tutte le cose che io leggo nella Bibbia, non è che mi invento. Loro le sanno attraverso anche la loro letteratura extrabiblica. Io le leggo nella Bibbia e le racconto, finito. Questa è la mia colpa. Dite? Che la Bibbia non parli di Dio è evidente, perché lo scrivono loro.
In ebraico non c'è neppure il termine che indica Dio, secondo l'accezione comune. Non c'è. Quindi un libro, una lingua che non ha un termine che indica Dio, non può parlare di Dio così come lo intendiamo noi, cioè così come ci è stato presentato, che è il tipico Dio del pensiero greco. Ma anche qui Massimo vi farà vedere una cosa. Sparito. Il fantasma di Massimo vi farà vedere. Una cosa che gli avevo mandato, appunto in questi scambi che... Dove, io non so chi di voi ha studiato Anassimene, Anassimandro, Talete, sì, sicuro. Insomma, l'origine del pensiero greco. Va messo in discussione anche quello. Sapete chi lo fa? Lo fa Semerano, il più importante dei filologi classicisti moderni e contemporanei. Massimo ve lo farà vedere. Io gli ho mandato una robetta brutta, lui ha una bella diapositiva. E quindi ve lo farà vedere. E si parla delle stesse cose di cui vi sto parlando io. Cioè, deve cambiare proprio tutto, la devono riscrivere la storia, non c'è niente da fare. Quando si parla di Ruach o di Kavod, che vengono letti come spirito di Dio o gloria del Signore, queste qui sono le pagine del dizionario di ebraico aramaico biblici di Jeff Benner, che è il fondatore del centro studio. Ovviamente molti lo contestano, è chiaro, no? Perché basta dire una cosa fuori dal coro e immediatamente quello viene screditato. Chi è che sa un po' di inglese, ma con una frasetta? Nessuno. Comunque, quando si parla di Ruach, questo signore dice che l'origine di Ruach indica ciò che segue una rotta prestabilita. E quando si parla di Kavod, lui nel suo dizionario dice che il significato concreto, originale di Kavod è armamento da battaglia. Basta leggere la Bibbia e si capisce quello. Poi se non piace, lo si interpreta. Io cerco di non interpretare. E dico, nella Bibbia c'è scritto questo. Per fortuna sono molti altri che pensano alla stessa cosa e lo dicono. Ma basta leggere la Bibbia. Che è quello che non facciamo. Che è quello, per questo che io dico sempre che è bene leggerlo. Ma anche soltanto questo, guardate. Cioè, se voi avete una Bibbia, cioè no, sicuramente ce l'avete, perché la Bibbia è il libro meno letto ma più venduto nel mondo. Allora, se volete una indicazione, poi, quando voi leggete la Bibbia che avete in casa, quando trovate il termine Dio, toglietelo e metteteci Elohim. Quindi non vi sto dicendo traducetelo in un altro modo. Sto dicendo abbiate rispetto per gli autori ebrei e metteteci il termine che hanno usato loro. Non chiedetevi cosa vuol dire. Perché su questo nome qui ci sono tutte le traduzioni possibili e immaginabili. Il legislatore supremo, i giudici, quelli dell'alto, gli splendenti, perché non si sa cosa vuol dire. La teologia lo rende con Dio, perché la teologia ha stabilito che la Bibbia deve parlare con Dio, tutto lì. Quindi voi toglietelo, ma senza fare discussioni, e lasciate ciò che hanno scritto gli autori. Quando voi trovate Altissimo, voi lo togliete e lasciate ciò che hanno scritto gli autori, Elion. Quando trovate Signore o Eterno, questo pennarello non è eterno, poi ci mettete Yahweh. Quando trovate Spirito, ci mettete Ruach. Quando trovate Gloria del Signore, ci mettete Kavod. Non chiedetevi cosa vogliono dire, non ha importanza. Non chiedetevi cosa vogliono dire, ripeto, non ha importanza. Leggete solo, ogni volta che questi termini vengono nominati, che cosa dice la Bibbia di quelli. Che cosa gli fa fare, che cosa gli fa dire, quali conseguenze producono quando si presentano, eccetera, eccetera, eccetera. Già facendo così capirete un sacco di cose. E non c'è bisogno che nessuno ve le spieghi. Perché abbiamo tutti l'intelligenza per capirle, tutti, indistintamente. Quindi basta che le leggiamo. Perché se noi ci mettiamo a tradurre, entriamo in un gioco che è perverso. Sapete perché è perverso? Perché su termini come questi,
Si può e si discute per secoli senza arrivare ad una conclusione. Intanto il substrato è che la Bibbia parla di Dio. Quindi non discutiamo. Discutiamo, Elohim può voler dire, legislatore supremo, Elohim è un plurale di estrazione, Elohim è un superlativo indefinito, Elohim è un plurale di intensità, e discutiamo, però intanto Elohim è Dio. No, no, no. Date il significato che volete, non me ne frega nulla. Capiamo che cos'è Elohim. Perché quando si indica la luna, non guardiamo il dito, perché altrimenti si perde tempo. Poi ci sono quelli che oltre al dito guardano il polso, il gomito, la spalla, per andare sempre più lontani dalla luna. La luna è che Elohim non è Dio, punto. Cosa vuol dire? Non lo so, non me ne frega nulla. Ma lo dico francamente, tanto non riesco ad arrivare al significato, ma non ci riesce nessuno. Non riesco ad arrivare al significato, quindi non mi interessa. So solo che Elohim non è Dio, punto. Che è fondamentale. Tutto il resto viene dopo. Poi, stabilito quello, poi possiamo discutere e divertirci per secoli, è meglio che fare settimana in mistica, ci mancherebbe, molto più affascinante. Molto più affascinante, però partiamo dal presupposto giusto, la luna, Elohim non è Dio. Spirito. Questo termine qui in ebraico ha due o tre significati. La cosa bella è che quando appunto io nei miei libri documento che cosa fa il Ruach, indipendentemente da quello che significhi, che non me ne frega nulla, mi dicono, ah sì, certo, ci metti le cose che vuoi tu. E dimenticano che loro stessi, quando a loro fa comodo, ricordano che la lingua ebraica è una lingua polisemica. Cioè, che non tutti, ma molti termini hanno più di un significato. E questa cosa qui, sono talmente bravi che ce la vendono come un mistero. Quindi, siccome la Bibbia ebraica è polisemica, bisogna avere le conoscenze dei sapienti per arrivare al significato vero, che è quello che interessa loro, ovviamente. E questo viene fatto regolarmente, salvo quando non conviene. Allora, siccome a loro conviene tradurre Ruach con spirito sempre, Ruach perde la sua polisemia, guarda caso. Ma ci viene venduto come se fosse un mistero specifico della lingua ebraica. Così come ci viene venduto come se fosse un mistero specifico, un mistero specifico della lingua ebraica, sapete, il valore alfanumerico, cioè ogni lettera ha un valore numerico e quindi si assumono tutta una serie di significati. Io qualche settimana fa, siccome io non posso stare tanto davanti al computer, guidare, eccetera, in 40 minuti ho fatto un esercizio geometrico sulla lingua italiana. 40 minuti. Ho tirato fuori 5 pagine di corrispondenza, aspettate un po'. Loro lo stanno facendo da secoli, come se fosse un mistero della lingua ebraica. No. Il sistema di conteggio ionico in Grecia era basato sul valore numerico delle lettere alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, tutto. Uguale. È che siccome nella Bibbia bisogna calare il mistero, perché altrimenti c'è il rischio che la gente la capisca, allora bisogna trovare il mistero dappertutto. Spirito. Due o tre significati. Il primo significato in ebraico è vento. Anzi, è il significato. Quindi aria che si muove. Poi è passato appunto a spirito, anima. Anche se a me piacerebbe sempre trovare qualcuno che mi desse una definizione precisa di spirito e di anima. Alle volte vedo persone che discutono sullo spirito e si capisce che discutono sullo spirito e ciascuno dei non si sono detti che cosa ciascuno dei due pensa che sia lo spirito. Quindi uno parla di pasta asciutta, l'altro di minestra. È così, eh? Io non so cosa sia lo spirito, non so cosa sia l'altro, non lo so, quindi non ne parlo. Spirito in italiano. Io per questa roba qui da un po' di mesi sono un po' giù di spirito. E allora ogni tanto vado a trovare un mio amico che mi fa morire da ridere perché è un uomo di spirito. Vicino a casa sua c'è una costruzione del 700 che si dice essere abitata da uno spirito. Lui ha il lobby e distilla lo spirito dalle minacce. Io quando è agosto e raccolgo le prugne dei miei due alberi di prugne le metto sotto spirito. Lui gioca a calcetto perché è uno spirito sportivo. È molto apprezzato perché sa creare nei suoi compagni lo spirito di squadra. 7 significati di spirito. Questa è la polisemia. L'italiano è più polisemico dell'ebraico.
infinitamente più polisemico dell'ebraico. Ma siccome sull'italiano per fortuna non è costruita nessuna religione, nessuno si sogna di vivere questa roba qui come un mistero. Invece ce la vendono come mistero nell'ebraico, ma ce la vendono come mistero. Perché basta leggere il contenuto per capire. Io adesso vi ho fatto 7 esempi di spirito, ma non vi devo spiegare, perché ogni volta che l'ho citato voi avete capito perfettamente a cosa mi riferivo o no. Uguale per loro. Quando scrivevano, come se io scrivessi questo raccontino, anzi l'ho scritto in un libro, questo raccontino qui, chi lo legge capisce benissimo. Cioè, quando dico che uno spirito vive in un palazzo, in una costruzione del Settecento, non sto dicendo che la grappa vive nella costruzione, è evidente, no? Non c'è bisogno di spiegarlo, la stessa cosa, la stessa cosa. Per questo dico leggiamo la Bibbia e ce la capiamo da soli. Perché altrimenti quando ce la spiegano col mistero, che è una invenzione. Perché loro, siccome quelli che scrivevano erano pochi, scrivevano per loro, per quei pochi che sapevano scrivere. Cosa faceva? Si nascondevano le cose tra di loro? Ma capite che sarebbe assurdo solo pensarlo? Scrivevano per tenere memoria di cose, perché tanto chi le leggeva le capiva. Tutto lì. Siamo noi che non le dobbiamo capire. Così come quando si parla... Sto proprio andando alla cavolo, non so se vi piace o no, ma... Quando si parla della età dell'oro... A te. Quando si parla della età dell'oro, facciamo un attimo un ragionamento. Da mentecatto. No, scusate, da mentecatto, poi non dico. Non voglio offendere nessuno. Nella nostra vita, nella vostra vita quotidiana, a che cosa serve l'oro? Nulla. Serve per la tecnologia fine. Se non ci fosse quella, noi vivremmo tutta la vita senza oro. Cioè l'oro per la vita quotidiana non serve a niente. Cioè, saremo senza i telefonini. Ma io parlo per la vita. Tutti i racconti degli antichi ci parlano della età dell'oro e tutti ci dicono che era l'età in cui gli dei camminavano con gli uomini. E l'oro serviva ai dei. Infatti a noi non serve a niente, se non a chi maneggia la tecnologia fine. Voi pensate, in Sudafrica sono state scavate, cioè trovate delle miniere datate 25-30.000 anni fa. Chi è che scavava l'oro 25-30.000 anni fa? Voi pensate a un uomo del Paleolitico che passa sulle sponde di un fiume e vede una robina luccicare, piccola, 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 e dice, aspetta un attimo, la piglio, la estraggo da quell'altra pietra nella quale è infilato, poi ne trovo altri milioni, la faccio fondere e mi faccio un bel piatto d'oro. Ma può venire in mente a qualcuno una roba del genere? Non lo faremo neanche noi. Se la vediamo, la prendiamo, ce la portiamo a casa, la mettiamo in bacheca e dirà guarda che quella robetta che... Finito. Ma se anche ci fosse stato un uomo, sapete quelli che usavano le scaglie di selce, no? Che vede quella roba lì e pensa a tutto ciò che può fare, cioè niente, che la piglia e poi cosa ne fa? Temperatura di fusione dell'oro 1064 gradi. Poi fate tutti i falò che volete, poi ditemi quanta temperatura quanta temperatura ricavate dai falò di legno. Ma non è più facile, più secondo buon senso credere a ciò che ci hanno scritto gli antichi, che a differenza nostra non avevano tempo da perdere nello scrivere. Perché noi ci mettiamo davanti al computer, scriviamo, ah non mi piace, via. Sapete, allora costava scrivere, costava. E questi qui erano precisi in tutto. Precisi quando registravano i carichi di magazzino, quando registravano, poi qui improvvisamente diventavano idioti. Non avevano tempo da perdere nel raccontare favole, non ce l'avevano. Hanno mantenuto la memoria di cronache. Ma se io da mentecatto ragiono un attimo su quello e penso a un uomo del Paleolitico che vede quella robetta gialla e immagina ciò che può farne, non esiste, anche perché non se ne può fare nulla. Sono diventati potenti gli ittichi perché qualcuno gli ha insegnato a lavorare il ferro. E sapete perché? Perché con quello costruivano le armi. Voi fate due spade di oro e fatele combattere tra di loro. O fatene combattere una di oro e una di ferro. Al primo colpo quella di oro la lasciate lì e scappate.
Non serve a niente. Neanche a fare le guerre, che era l'unica cosa che interessava. Ci vogliono metalli importanti. Quello lì serve a chi sa cosa farne. E quindi a noi è stato insegnato a scavarlo e lavorarlo. Perché un uomo del Paleolitico, cioè quando c'erano quelle miniere lì, non esiste. Non viene in mente a nessuno. Anche perché non avrebbero neanche saputo come fare e cosa fare. E quindi dobbiamo pensare a quelli lì che ci hanno fatti, che ci hanno insegnato, ci hanno procurato il cibo, eccetera. Prima non vi ho letto le parti relative agli animali, intanto ci siamo capiti. Ci hanno procurato il cibo e ci hanno fatti in un certo modo. E ci hanno fatti forse con qualcosa che arrivava da un'altra parte. E adesso lascio la parola a Massimo, vi chiedo soltanto una cosa. Siccome Massimo è molto più preciso di me, ma infinitamente più preciso di me, seguitelo bene nelle analisi che fa, perché lì trovate la documentazione di quello che vi dice. È una cosa straordinaria, veramente un pochettino da pelle d'oca per le cose che vengono fuori, difatti poi ci faremo un lavoro assieme. Adesso per il momento i nostri lavori sono telefonici e scambio di qualche documento, eccetera, ma poi tutto diventerà concreto per la gioia dei miei avversari, che almeno sapranno di cos'altro parlare. E quindi adesso vi lascio a Massimo e mi siedo lì tranquillo, però ascoltate bene perché sono una serie di argomenti un pochettino da pelle d'oca. Grazie Mauro delle belle parole che hai sempre nel mio confronto. Possiamo partire dalla regia? Sì, ok. Vi do un'anteprima, perché questa non avevo avuto neanche la possibilità di dirlo a Mauro in questo momento, visto che ha citato l'oro. C'è un versetto tratto da Esodo 32:20 che è uno dei tanti misteri della Bibbia. Vengono dette delle cose che sembrano incredibili, paradossali, e ve lo leggo, questa è l'edizione delle Paoline della Bibbia, e secondo me sarà uno degli argomenti di cui sarà opportuno approfondire in passato e in futuro, perché sicuramente ci sono delle situazioni molto strane, ve lo dico. Voi sapete che parla dell'episodio del vitello d'oro, quando Mosè è sul Sinai che riceve le tavole della legge grazie all'aiuto, le prime tavole della legge da parte di Yahweh, torna giù e nel frattempo gli israeliti si sono costruiti, diciamo chiedendo ripetutamente ad Aronne che gli facesse un idolo che rispecchiasse il culto che avevano lasciato in Egitto, e donano degli oggetti e dei monili d'oro, degli anelli, e viene costruito questo vitello d'oro. Mosè scende giù, è lievemente irritato, appena scaraventa le tavole della legge che ha appena ricevuto da Yahweh contro il vitello d'oro e dice: ma guarda un po', basta che io mi sia allontanato, guarda un po' come si sono ridotti questi. E la sua ira, almeno questo è l'apparenza, si scatena su questo vitello d'oro. Ripeto, Esodo 32:20. Prese il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a farlo diventare polvere, la sparse sulla superficie dell'acqua e la fece bere ai figli di Israele. Questa cosa sembra incredibile. E secondo me ci sono dei significati nascosti, sia essi rituali, sia essi frutto di una tecnologia, diciamo, forse appresa dagli antichi egizi, in cui si potrebbe parlare di un uso alchemico dell'oro. L'oro ha delle proprietà, diciamo anche mediche. Ultimamente sono usciti anche fuori su internet, che è un cercacolo di informazioni, delle proprietà dell'oro, non solo dell'oro ma anche dell'argento. E ci chiediamo, lo sappiamo adesso, forse gli ebrei lo sapevano già in anticipo, è uno dei grossi misteri che saremo destinati a cercare di approfondire. Vi ringrazio appunto dell'attenzione, delle belle parole. Come ha detto Mauro, io devo avere un supporto visivo, perché ritengo che se c'è qualche cosa da poter vedere tutti gli spettatori sono particolarmente interessati. Parliamo un attimo di quello che è il concetto della creazione che occupa tutto il primo libro della Genesi e parte anche iniziale del secondo capitolo. La cosa strana è che nelle traduzioni tutte le sfumature di significato all'interno dei verbi che gli ebrei usano
per dire il termine creazione, si perdono completamente e si parla di ha fatto, ha creato, ma in realtà, come possiamo vedere, non era così semplice. Gli ebrei erano molto precisi e molto determinati nel certificare quali erano i verbi usati nella creazione. Questi verbi sono quattro, qui vediamo i primi due e poi vedremo successivamente gli altri due. Il primo è azah, che potremmo definire, infatti io lo paragono molto all'inglese to make, to do, cioè semplicemente l'operatività del fare, sia a livello di progettualità, sia a livello di accingersi, cioè di iniziare un lavoro ma che non è stato ancora portato a termine. Successivamente abbiamo il verbo bara, che nel primo capitolo della Genesi è estremamente diffuso, molto presente ed estremamente ricorrente, ed è quello che appunto viene usato tranquillamente per l'opera della creazione. Ma una cosa strana è che nell'etimologia del verbo bara, creare, non è proprio una creazione come possiamo immaginare, cioè è una creazione che comporta una perdita di sostanza. Cioè, per creare, qui ci sono dei vistosi esempi tratti dal lessico, dagli antichi dizionari, che ci dicevano che sì, era una creazione, ma che portava una perdita di materiale, un'eccedenza che non veniva più usata. Diciamo espressione tipica quello di uno scultore che ha un blocco di marmo, di pietra di una certa dimensione, chiaramente pietra grezza, ne toglie una parte, dà vita all'oggetto che sta per intenzione di fare e il materiale viene buttato via. Così abbiamo situazioni di rami che diventano bastoni, rami sottili che diventano frecce, canne che diventano penne da scrivere. In sostanza, ci dicono gli esegeti, qualcosa che viene portato all'esistenza che prima non c'era. Avanti. Questi sono gli altri due verbi presenti in Genesi. Uno è il verbo yazzar, che vuol dire plasmare, formare, creare, usando proprio lo pseudonimo di come potrebbe essere quello dello Yotzer, cioè del dio vasaio, che richiamava suggestioni egizie tratte dal dio Knum, il dio vasaio dell'Alto Egitto, che plasmava l'umanità al suo tornio. In questo caso è già un'evoluzione rispetto al precedente termine bara, perché qui tutto il materiale usato viene, diciamo, a disposizione, viene usato completamente. E infatti le definizioni degli esegeti biblici in questo caso è qualcosa che esiste già e che viene modulato, quindi siamo un passaggio avanti. L'ultimo verbo, diciamo, destinato alla creazione è il verbo banà, che vuol dire costruire, edificare, inteso proprio in senso edilizio, e qui lo vediamo per quello che sarà la definizione della costruzione o della creazione di Dio. Avanti. E vediamo un po' come la Bibbia descrive il momento della creazione dell'Adam, che normalmente viene considerato dell'uomo, però la Bibbia usa il termine Adam e sembrerebbe che la cosa non sia proprio come un sinonimo intercambiabile tra Adam e uomo. La prima parte dice, disse Elohim, facciamo, e notare che viene usato il termine azah, cioè di accingersi a fare un lavoro, cominciare a lavorare, ma non è ancora un'operatività piena. Dice la Adam, senza articolo, con l'immagine di noi, noi è nu e Tselem è l'immagine. Adesso andremo a vedere, qui si ripristinano studi che ha già detto diverse volte Mauro, cosa è lo Tselem. Come somiglianza di nuovo nu, riferito a noi, ed è molto somiglianza al plurale, la desinenza utiate, femminile plurale. E dominano sul pesce di mare, sul volatile del cielo, sulla bestia, su tutta la terra e su ogni ertile strisciante. E creò, a questo punto non siamo più nella dimensione di una progettualità di un intervento, ma l'intervento comincia a essere fattivo e si parla di bara. Elohim creò, quindi lo Adam, mediante l'immagine di lui. Notare che siamo passati dichiaratamente, questo nonostante secondo me dei tentativi che sono stati fatti per dire plurale di astrazione, sì, ma si dà caso che nel versetto prima viene usato il plurale di astrazione noi, ma nel versetto successivo diventa la terza persona. Probabilmente questa cosa, secondo me, anche secondo Mauro, si riferisce nella prima parte a una riunione che fanno gli Elohim, potremmo definirla con un termine anglosassone, un briefing, un summit, in cui si decide che tipo di progettualità dare. Dalla seconda parte in avanti dice che però... Scusa una cosa, questo discorso qui gli ebrei se lo pongono continuamente, che hanno ipotizzato un sacco di ipotesi per dire facciamo con chi si riunivano, e fanno un sacco di ipotesi. Si riunivano con i loro collaboratori, si riunivano con gli angeli, perché non lo sanno, ma non nascondono che lì c'è una riunione, sì. Lo dicono chiaramente. Sì. E diciamo che
questa direi che è l'opinione più plausibile. Quando viene detto che creò Elohim, probabilmente si deve intendere che dalla riunione preliminare sia stato incaricato uno o più degli Elohim che dovevano avere, diciamo, l'operatività pratica, gli scienziati dell'epoca che dovevano far partire la creazione. Perché poi si dice sempre Tselem, che vuol dire mediante, ma questa volta è l'immagine di lui, mentre prima aveva detto che era l'immagine di loro. Quindi creò Elohim da Bara e li creò maschio e femmina. Da notare che il termine maschio e femmina non parla ancora della creazione della donna, perché qui siamo nel primo capitolo della Genesi, la creazione di Eva come donna è nel secondo capitolo, e dalle analisi che ho fatto, da prima un po' timidamente, poi sempre con più convinzione, direi che la separazione tra quello che accade nel primo capitolo della Genesi e quello che capita nel secondo capitolo c'è un universo, nel vero senso della parola, sia come dato cronologico, cioè passa tantissimo tempo, cioè dal primo e secondo capitolo sono migliaia di anni, forse addirittura anche milioni di anni, e anche il luogo, perché non è per niente detto, e lo vedremo, perché il secondo capitolo della Genesi all'inizio ci dice cose molto interessanti che ci fanno dubitare di tutto quello che era detto nel primo, e lo vedremo. Da notare che maschio, zaccare, femmina, le cavà si riferiscono agli organi sessuali, perché per la creazione, e l'aveva detto riguardo alle piante Mauro, che quando si creano nuovi geni la principale situazione è che muoiono, sono a termine, perché se non si dà la possibilità loro di avere degli organi genitali che possano procreare da solo, tutti i soggetti creati sono destinati a non avere più vita. Questo è un fenomeno genetico costante, e già Pietro Buffa per esempio ce l'ha dato ampie dimostrazioni. Avanti. Cosa vuol dire Tselem? Derivato dall'assiro, vuol dire tagliare via, come avviene nel caso di un orecchio, del naso o di un dito, cioè un'appendice esterna che viene resseccata e buttata via. Ma vuol dire anche qualcosa che viene tagliato fuori, dall'interno si prende qualche cosa e lo si asporta. Potremmo parlare dell'appendicite, per esempio, di qualche cosa a livello pratico che viene preso dall'interno del corpo e portato via. Ma vuol dire anche immagine. Demut, al plurale femminile, somiglianza, struttura, modello, apparenza, dalla radice dema, che vuol dire essere simile, divenire simile. E qui uno dice, cosa può essere che viene tagliato fuori dall'interno del corpo e che reca l'immagine dell'individuo globale? E se non fossimo che stiamo parlando di un testo molto antico, Mauro che già fa dei gesti molto chiari e inequivocabili, è il DNA. Quello che porta l'immagine e le qualità che saranno poi delineate. Avanti. Passiamo poi a quello, c'è tutta la descrizione della creazione del primo capitolo, comincia il secondo. E qui il secondo cominciamo ad avere dei dubbi su quanto abbiamo letto nel primo. Perché già dal primo versetto ci viene detto, furono ultimati. Ma il termine che viene usato, che è kalach in verbo, vuol dire anche finire, inteso di distruggere. E qui diciamo, ma non li ha appena creati, perché li deve distruggere? Perché nella tradizione della Bibbia orale, cioè della Bibbia che non è oggetto dell'indagine di Mauro, la descrizione di tante creazioni, si parla ben di 310 mondi, e ci viene detto che ne creava 310 e piano piano li distruggeva, o perché non gli piacevano, perché erano ritenuti inadatti. Però alcuni esegeti biblici invece ci indicano che non è che li buttasse via o li distruggesse, momentaneamente non riscuotevano più della sua attenzione, per cui si passava ad un'altra creazione di un altro mondo. Tant'è vero che viene detto, e tutta la loro schiera, Zeba celeste, il termine schiera ha due significati di applicazione in ebraico, uno è una schiera militare, un esercito, ma molto molto spesso, e lo vedremo, vuol dire schiera celeste, insieme di costellazioni, di stelle, di pianeti, cioè un corredo prettamente celeste. E questa immagine di ultimare, come finire, ogni tanto capita pure che le traduzioni dei greche, che pure sbagliano spesso e volentieri, ogni tanto ci azzeccano anche, perché il termine teleotesan, furono ultimati, distrutti, ha significato proprio di finire, ma anche di distruggere. E allora uno dice, ma se nella Genesi ci ha messo tutta una serie di descrizioni per dire come viene costruito, e poi nel secondo capitolo ci dice che viene distrutto, ma cominciamo ad avere dei dubbi. Nel latino, nella versione latina invece, il testo apparentemente non ha nulla di particolare. Avanti.
questo tipo di informazione, qui siamo nel trito Isaia, perché vi ha detto Mauro che dal 66 fino all'ultimo, il 63 è la terza versione, quella più tardiva di Isaia. Apparentemente cosa c'entra Isaia 65 con Genesi 2? Apparentemente niente, ma l'argomento trattato comincia un po' a ripetere certi valori, una creazione e una successiva distruzione che passa fuori della memoria storica. Il termine letteralmente mi verranno al cuore, ma al cuore si tende alla mente. Cioè un qualche cosa che sì, c'è stata una creazione precedente, che però adesso non c'è più perché ci si deve occupare di un'altra, di una nuova creazione. Avanti. E qui abbiamo un versetto che secondo me è spettacoloso, perché ci dà delle informazioni pazzesche che sono assolutamente misconosciute da quando lo si legge. Perché se si va a leggere molto attentamente, ripeto in maniera pedante, molto attentamente, e mi scuso della pedanteria, ci vengono dette delle cose che adesso andiamo a leggere. Queste, e uso il termine Elech. Elech è uno dei tanti termini che sono stati messi in correlazione per dare l'origine al termine Elohim, perché vediamo che contiene le lettere che sono anche alla radice del nome Elohim. Sono le generazioni, e uso il termine Toledot, del cielo, la Ha Shamaim, e Shamaim vuol dire cielo, e Ha vuol dire l'articolo, e della terra, Ha Eretz, quando furono create, è usato il termine Bara, che è il termine che viene usato per tutto il primo capitolo della Genesi. E poi succede qualcosa. Nel giorno, Beyom, in cui fece, e usa il termine Asach, che non è lo stesso di Bara, è Asach, cioè accingersi a qualcosa di nuovo, progettare e lavorare a una nuova creazione. Ed è usato poi il termine Yahweh Elohim, e questo, Genesi 2,4, è il primo versetto di tutta la Bibbia in cui compare il nome Yahweh. Perché prima si parlava solo ed esclusivamente di Elohim, e adesso capiamo perché. Perché viene detto poi terra e cielo. Allora, queste, diciamo, anomalie di un uso del cielo e della terra con l'articolo e terra e cielo rovesciate e senza articolo sembrerebbero dei semplici pezzi linguistici, delle casualità. Però nel primo capitolo della Genesi, dall'inizio alla fine, viene sempre usato prima Shamaim, cielo, e dopo Eretz, terra. E quasi sempre, a parte un'unica circostanza, con l'articolo. Qui cosa succede? Nel giorno in cui fece, in cui si accinse a fare Yahweh Elohim, viene ribaltato, non è più il cielo e la terra, ma è terra senza articolo e cielo. Allora uno comincia a dire, ma siamo sicuri che si riferisca sempre alla prima creazione o sta parlando di qualcos'altro? E il greco, per esempio, anche se chiaramente in maniera un po' ribaltata, cioè per greco si intende la Settuaginta e per latino la Vulgata di San Girolamo, ci dice che effettivamente il testo sembra lo stesso, però come vediamo qui è senza articolo, come anche terra, e qui è con l'articolo. Quindi anche i greci, pur non capendo tantissimo, recepiscono che in questo versetto c'è qualche cosa che correla una terra e un cielo con l'articolo, che vuol dire una certa determinazione rispetto a un cielo e una terra che l'articolo non ce l'ha. La versione latina usa il termine generazioni. Generazioni, cosa si intende per generazioni? E adesso lo andiamo a vedere. Avanti. Toledot, generazioni. Più o meno lo stesso significato che diamo anche noi in italiano, perché generazioni vuol dire famiglia, razza, genealogie, insieme di uomini e dei loro discendenti, del tutto analogo al latino generationes, cioè insieme di individui che hanno più o meno un codice genetico similare, che sono più o meno imparentati tra loro. Ma qui si sta parlando di terra e di cielo. E allora comincia a sorgere il dubbio. Ma non è che sta parlando per caso di quei famosi mondi che erano stati creati e distrutti, che avevano una certa similitudine reciproca ed erano un po', tra virgolette, tutti imparentati tra loro? E lei, queste. Apparentemente sembra un semplice determinativo, questo, quello, un aggettivo, un pronome, secondo delle circostanze.
Ma secondo Arya Ben-Nun, di cui poi vedremo anche un'immagine per assaporare meglio quello che dice, che è uno ritenuto uno dei 36 cavallisti viventi che ci ha dato maggiori informazioni sull'applicazione della gematria, cioè del valore numerico delle lettere che compongono le singole parole ebraiche, che fanno numeri globali, che quando si trovano delle correlazioni tra numeri globali, questi significati di parole, seppure eterogenee e diverse, sono imbricate una con l'altra. E ci dice che quando compare questo termine nella Torah, e cita tre esempi, due di Noè e uno, Genesi 2,4, proprio quello che abbiamo visto finora, dice significa che occorre scartare tutto quanto viene detto e denunciato prima di Elefe, cioè tutto l'intero primo capitolo della Genesi, tutta una creazione. Come dire, ok, questa era una creazione, l'abbiamo dislegata, ve l'abbiamo descritta, adesso parliamo di altro, perché si introduce un nuovo concetto, come possiamo vedere successivamente. E allora, cos'è che viene citato adesso? Lo andiamo a vedere, avanti. Questa situazione, che apparentemente abbiamo avuto dei valori linguistici così non molto chiari, lo stesso Arya Ben-Nun ce la qualifica meglio. E dice, Dio ha creato molti mondi ed alcuni anche distrutti. Al termine della creazione della Terra, il nostro mondo viene portato nella posizione in cui si trova oggi, essendo totalmente imballato, quasi come una scatola di conserva. Parole sue, e adesso lo vedremo perché ho il filmato in cui lo dice chiaramente, dicendo anche altre cose più ricche. Per questo la Genesi usa la parola all'inizio, cioè il Bereshit, e poi dice questa frase: noi conosciamo solo l'inizio della vita terrestre in questa galassia, noi non sappiamo per quanto tempo questo mondo è stato nei laboratori di Dio. Usa realmente la parola galassia. Possiamo far partire il filmato? State bene attenti a cosa dice, parola per parola. Ovviamente non è la luce di Dio della quale parlavamo prima della pausa, ovviamente è pallida, la luce di Dio è accecante, non è sostenibile dai nostri occhi, è una... Del nostro sole, solo che noi non possiamo guardare. E la cosa bella che viene fuori da questi studi di questi rabbini è che noi arriviamo qui dopo, ma arriviamo da un posto dove invece c'era un sole che si poteva guardare e siamo stati portati qui, perché là, sapete, un sole che si può guardare è una nana bianca, e la nana bianca è la fase finale della morte della stella, e quindi un sistema planetario che gira attorno a quella stella. Abbiamo già 20 secondi in avanti, così quando abbiamo tempo non vorrei che succedesse di nuovo. Non è sostenibile dai nostri occhi, è una piccola parvenza, e su questo riprendiamo. Parlavi anche di una percezione della premorte sui colori.
Prego. Prima del tutto, non è colpa tua, tu sei un bravissimo giornalista. La prima luce che Dio ci diede non è accettante. La gente la può guardare direttamente alla fonte, come se fosse il sole, e non si accecano. È una luce fredda. Quando Dio ha creato questo mondo, dopo 310 mondi che ha creato nei suoi cieli, nei settimi cieli, quando ha creato questo mondo, ha creato anche degli animali, che li conosciamo come dinosauri, eccetera, eccetera, in questo mondo con questa luce fredda da lui. Dopo Dio ha imballato la Terra come se fosse una conserva, l'ha trasportata su questa galassia intorno al Sole. Il Sole invece, Yehior, va Yehior, sia luce, è luce fu, è la seconda luce che è calore. Calore, gli animali, tutti quegli animali che erano sopra da lui con la prima luce fredda, che non erano così sviluppati, ma per fare i bimbi mettevano le uova, col calore del sole sono asciugati, sono spariti. È semplice. Ma questa luce bella, fredda e forte, molta gente l'ha vista. Ok, possiamo smettere. Che dice, io stavo per morire, sono entrato in un tunnel. Chiudiamo pure. Allora, partiamo dalla 10. Queste affermazioni, se le avesse dette Paolo, sarebbe passato per mentecapo al quadrato, senza mezzi termini, perché dice si è bevuto il cervello, si è guardato 10 film di fantascienza, perché ha detto espressamente, l'ha portato nella nostra galassia, vicino al nostro, intorno al nostro Sole. Io non entro nel merito, ma queste affermazioni sono sbalorditive. E questa persona in ambito ebraico è ritenuta estremamente attendibile perché sembra che sia uno dei 36 cabalisti più importanti viventi al mondo, secondo alcuni addirittura nei primi 5. Quindi prima di dire ma questo si è fatto un po' di vodka, di rum e dice queste cose qui, sicuramente qualche fonte diciamo di testo deve averla avuta per arrivare a queste affermazioni sbalorditive, perché quando dice che l'ha imballato, l'ha messo come in una conserva, chiaramente probabilmente non riferito a tutto il pianeta Terra, ma alla vita, quasi un'arca, ante litteram, e l'ha portata nella nostra galassia, perché allora se l'ha portata nella nostra galassia, io faccio un briciolo di ragionamento e dice forse non era nella nostra galassia se ce l'ha dovuta portare, e l'ha messa intorno al nostro Sole, intorno, con le orbite, quindi. Queste sono affermazioni di cui lui si è preso la responsabilità, però ci tenevo a farvele. Ok. Continuiamo quel discorso del secondo capitolo della Genesi. Viene detto da Yahweh e plasmò, e qui usa il termine Yatzar, non usa più il termine Azah, accinciamoci, iniziamo a lavorare, non usa più il termine Bara, cioè cominciamo a fare una creazione con perdita di materiale, forse perché questo materiale non è ancora perfezionato e completo. Si parla di formare, abbiamo detto plasmare, tutto quello che c'era di programma base, diciamo, di materiale viene usato per la creazione, quindi siamo in un'epoca, in una tecnologia più avanzata. Yahweh Elohim crea, cioè plasma, lo Adam polvere, e c'è scritto ha Adam afar. Adesso ve lo faccio vedere, perché questa affermazione di nuovo è sbalorditiva, perché non viene mai tradotto nelle Bibbie attuali così, e questa è un'affermazione che ha sbalordito inizialmente lo stesso Mal. Dice dal suolo, men ha Adamah, dalla terra quindi, e soffiò in narici di lui il respiro dei viventi, e divenne lo Adam, complemento di fine quasi, un moto a luogo figurato verso anima vivente, e piantò Yahweh Elohim giardino recitato, cioè il Gan, in Eden, e io ho tradotto dall'antico, perché c'è scritto me kedem, dove me è la preposizione da, complemento di moto a luogo, e pose lo Adam che aveva plasmato e usa il termine sempre Yatzar. Quindi mai più il termine bara, una creazione imperfetta con perdita di sostanza.
Questa cosa, una tantum, ripeto, una tantum, dobbiamo rendere grazie anche alle Greci, che di solito prendono delle cantonate incredibili, e Mauro ne sa qualcosa, ma la traduzione greca usa il termine anthropon, cioè l'uomo polvere, anzi, per meglio dire, l'uomo terra. Ma che strano, perché nella Bibbia normalmente ci viene detto che Yahweh Elohim creò, plasmò entro certi limiti, l'uomo con la polvere dalla terra. Un conto però è dire con la polvere, e un conto è dire l'uomo polvere, dove il termine afar ha diversi significati. Sul termine kedem, dall'antico kedem, qualche volta, per puro caso, o forse perché qualcosa avevano capito, i latini traducono: aveva piantato dunque il Signore Dio un giardino di piacere. Scusa, Massimo, solo una cosa. Prima Massimo l'ha fatto vedere. L'uomo viene fatto con lo Tselem, Bet Tselem. Qui viene fatto l'Adam Afar, non c'è l'Adam Bet Afar. Oh, lo faccio vedere adesso. Ah, ok, scusa. Sì, non lo faccio vedere in ebraico perché così apprezzate bene. Notare che l'immagine successiva, che ancora un attimo, viene scannerizzato da questo testo, che è la versione interlineare del libro della Genesi. Cioè, interlineare vuol dire che c'è una riga di ebraico e la riga sottostante di italiano, con riferimento parola per parola ai singole parole che vengono usate. Abbiamo detto che ogni tanto ci prendono pure i latini, perché qui viene usato dal principio. Ma in realtà, quando noi leggiamo le Bibbie che conosciamo, ci viene detto che il giardino dell'Eden è stato piantato ad oriente. Ad è una preposizione che esprime lo stato in luogo e che in ebraico si traduce con me. Ma il problema è che qui c'è me, che vuol dire da, complemento di modo del luogo. Quindi nella migliore delle ipotesi, rimanendo fedelissimi al testo, io dovrei scrivere che il giardino è da oriente, non ad oriente. Sembra una sfumatura, ma non lo è, anche perché poi, molto verosimilmente, quasi sicuramente, non è da tradurre come oriente. Avanti. Ecco il testo scannerizzato dal secondo capitolo, versetto 7 del testo. E formò Yahweh Elohim, tradotto come Dio per non avere problemi, Et, che è recente del complemento oggetto, Hahadam, l'uomo, Afar, polvere, e c'è una parentesi che dice con. E notare che ci ho messo la freccia rossa perché nel testo ebraico non c'è con, c'è Adam, Afar. E poi mi dice successivamente, dal suolo, di nuovo, Men, Hahadamah, il suolo. Quindi l'idea che è stato fatto con la polvere dalla terra, sì che non è che poi c'è il problema che ci cambia tantissimo, perché comunque viene fatto con la damasca, ma sicuramente non con Afar. Avanti. Come vi ha detto Mauro, una decina di giorni fa, grazie alla collaborazione, Mauro mi dice: guarda, ho trovato queste immagini che correlano qualche cosa che è correlato ad Afar, polvere terra. C'è questo signore, questo studioso molto importante, che è Giovanni Semerano, che parlando del termine dell'infinito, il mistero che si nasconde attraverso le parole connesse con l'infinito, dice che ci sono dei riferimenti su alcuni concetti della filosofia presocratica greca, che cercavano dei principi cosmogonici per la creazione del mondo, che ha delle correlazioni col termine ebraico. Anassimandro aveva il concetto come prototipo di elemento cosmogenetico il termine apeiron, che viene tradotto comunemente come senza fine, illimitato, immenso, che dà vita alle coppie mediante un movimento rotatorio centrifugo, per cui le coppie dei contrari si staccano dalla forza centrifuga e si crea il mondo. Giovanni Semerano invece ci dice che apeiron, ed è pienamente verificato nelle sue possibilità semantiche, diciamo, e anche etimologiche, perché la forma eolica e dorica di Aperon è Eperon, che vuol dire terraferma, continente, riva. E lui stesso deriva, guardate signori, deriva da Afar, mentre invece
Il termine infinito, illimitato, ha dei corrispettivi con l'Ensof, senza limiti, che nella Bibbia, non è il termine ebraico, logicamente, che nella Bibbia non è prettamente trattato perché fa parte della tradizione biblica, diciamo, orale, di informazioni connesse con dei concetti che nella Bibbia non ci sono, forse perché troppo complessi e difficili da essere accettati. Ma il termine polvere a terra degli ebrei corrisponde alla pa dei semiti, addirittura corrisponde all'epiru degli accadici. Quindi noi abbiamo il senza limiti vero e proprio, quello che dice Giovanni Severano, la terra ferma, la polvere, la terra, Talete ci parlava addirittura di astri o pianeti terrosi come elementi cosmogonici, e si introduce un ulteriore concetto, perché il filosofo presocratico successivo, che è Anassimene, incontrava il termine di aperon col termine di aria, e aria, noi sappiamo, ce l'ha detto Mauro poc'anzi, ruach significa aria, tra le altre cose, non solo spirito, vuol dire abbiamo detto molte cose. Quindi noi abbiamo che il termine terra, o da solo, o abbinato all'aria, abbinato quindi a ruach, era molto importante, inteso come elemento protogenetico per la creazione di un universo, di un mondo. Avanti. E qui introduciamo il concetto di Kedem. Kedem ha sostanzialmente due significati, due campi di applicazione. Uno è un ambito di luogo, ed è una preposizione perché vuol dire ciò che sta di fronte, ciò che ha davanti, bene. Però noi sappiamo che è tradotto come ad oriente, e cosa ha a che fare con un ciò che sta di fronte, ciò che sta davanti e finire a oriente? Perché in senso geografico gli ebrei, quando dovevano orientarsi, si ponevano con le spalle ad occidente, guardavano il sole nascente all'alba, che come tutti sanno sorge ad oriente, ad est, e quindi dicevano che ciò che sta davanti loro era il sole nascente, cioè l'est, e da qui è nato il termine oriente. Però il termine Kedem ha anche il significato di luogo, di tempo, riferito a un tempo antico, dal vecchio dei giorni antichi, anticamente dal principio. Noi abbiamo visto che questa opzione lessicale è stata scelta dai latini, che forse qualche cosa avevano pensato giustamente in quest'ambito. Ma analoghi significati ci derivano dalla preposizione del geroglifico egizio Kent, che ha anche qualche vaga assonanza fonetica con Kedem, che vuol dire davanti a, inteso come un termine di luogo, e prima di, che è un termine di tempo. Ma anche l'inglese before vuol dire la stessa cosa, un termine di davanti a e un termine di prima di. Così l'italiano davanti, un pochino meno brillante, ma comunque estrinseca due tipologie di significato, una di luogo e una di tempo. E presumibilmente il Gan Eden di cui si parlava non era riferito al Gan Eden terrestre, ma si riferiva a qualcosa di molto molto più attivo. Avanti. Questa è la creazione di Eva. Posso interromperti un attimo per dare una comunicazione a un teologo? A un teologo. Mi date la voce? C'è già? Allora, siccome c'era un teologo, prima Massimo vi ha parlato dello Tselem, no? Che ha il significato di tagliare fuori. Quando io anni fa ho cominciato a scrivere nei libri, ovviamente tutto quello che dico io deve essere attaccato, giustamente, lo capisco. C'era un teologo che ha scritto, ah sì, cioè non sapeva che Tselem derivasse da quello, ho cominciato a cercare di contestare, e poi ha scritto anche. Oltretutto, io citavo il dizionario, il Brown Driver Briggs, e lui dice, oltretutto Bivino non dice neppure a che pagina del dizionario. Ora io nei dizionari sono abituato a cercare in ordine alfabetico, ma fa niente. Allora adesso vorrei dare un contributo a quello che dice Massimo per questo teologo, dicendo che questo significato che ha rappresentato Massimo, gli do tre dizionari, nel Brown Driver Briggs si trova a pagina 869, nell'Ernst Klein, che è un dizionario di etimologia ebraica pubblicato dall'Università di Haifa, è a pagina 562, e nell'altro termine che si trova invece nel Matthew Clark, che è un rabbino che ha redatto il dizionario sulla base degli studi di Raphael Samson Hirsch, si trova a pagina 224, così il teologo li trova, grazie. C'è stato un attimo peccato. Come mai?
non lo so, mi si arriva un po' di zaccato, mi chiedo più tardi. Vediamo un po' se si risolve. C'è qualcuno che ha delle domande? Così intanto prima che mettano a posto. Io avrei una domanda. È per me? No, ma per tutti e due. Quando prima ha parlato il signore Brero è stato detto che lui è uno dei massimi cavallisti, sì. Quindi se lui dice queste cose vuol dire che sa quello che dice e l'avrà letto in altri testi. Sì. È possibile risalire eventualmente a questi testi? Sì, ci sono, allora adesso dire direttamente da quali l'abbia preso non so perché non sono esperto di Kabbalah eccetera, quindi, però in genere questi, il massimo questo arriva dal Sefer HaZohar, allora il testo, diciamo la Bibbia dei Kabbalisti è il Sefer HaZohar, si trova nelle traduzioni inglesi eccetera, e poi gli altri testi sono soprattutto i Midrashim, che sono una massa enorme di produzioni. Sono il Talmud, c'è cioè il Talmud, insomma, il Talmud babilonese, il Talmud Yerushalmi, che sarebbe quello, diciamo, palestinese, quello babilonese è molto più estetico, è anche quello più esatto rispetto agli altri, e spesso sono anche, su tutta una serie di cose, sono anche in contrasto tra di loro, quindi bisogna leggere veramente una mole immensa di letteratura ebraica e strabiblica, che tra l'altro per molti ebrei è più importante della Bibbia. Cioè per molti ebrei il Talmud è molto, per esempio il Talmud è più vero e più importante della Bibbia. Ma la mia domanda era anche questa. Come... Io non so dirle da dove, io personalmente non lo so. Là. Era prima, non l'ho vista. Ah, neanche io. Qual era prima? Vabbè, tanto le facciamo tutte. Sì. Allora lei ci ha fatto vedere prima che nel Zecchiele 3.12 nella traduzione di Famiglia Cristiana c'è scritto che poi il Kavod di Yahweh si alzava, cioè la gloria di Dio si alzava da terra. Però nella maggior parte delle altre traduzioni... Oh, grazie! Ah, finalmente è arrivata! Com'è possibile che ci sia questa differenza e perché la maggior parte delle altre traduzioni dicono benedetta la gloria? Perché la maggior parte delle altre leggono Baruch invece di Berur. E come scrivono però gli esegeti ebrei, la lettura esatta è Berur, che vuol dire si alzava. Baruch è priva di logica, ma è teologica. Per questo la maggior parte delle Bibbie e delle traduzioni mettono benedetto sia dal luogo suo. Vero? Sì. Ok. Però non c'è. Che è sbagliata, è una interpretazione teologica. Quindi questo comunque. E tutto questo io lo spiego, dicevo, mai nessuno mi ha fatto questa contestazione, ho detto magari oggi ce n'è uno, bravo, grazie. E ho detto quindi me la sono fatta da solo nel libro, e nel libro c'è, non solo ho riportato, ma ho proprio fotografato le dichiarazioni degli esperti esegeti ebrei che dicono la lettura esatta è Barun, cioè si alzava a quel posto. Non veniva benedetto. Quella è una lettura teologica sbagliata. Grazie. Dovevo arrivare alla pubblicazione del libro per avere finalmente la contezza. Era un anno che l'aspettavo. Era un anno che mi aspettavo questa cosa. Dicevo, ma è possibile che nessuno mi dica che nelle Bibbie c'è scritto sia benedetto dal luogo suo? Fantastico. Bene, altre domande? Sono qua. Ok. Salve, leggo il numero, ho in mano il secondo numero di Elohim a colori. Sì. Faccio una domanda su un tema che non ho ancora trattato in realtà, sì. Se posso. È rappresentato e disegnato un nuraghe, quello che sembra evidentemente un nuraghe. Ma un cerchio? Sì. Con delle costruzioni. Esatto. Quello si trova in Sudafrica. E lì è successa una cosa bellissima. La domanda che volevo fare è se c'era uno studio che poteva collegare... Sì, quella è una costruzione che si trova in Sudafrica, che è stranissima.
perché non ha porte d'ingresso, ha un magnetismo particolare che è stato misurato, non si sa che cosa servisse, è datata intorno ai 100.000 anni fa, quindi non se ne sa nulla, è una cosa stranissima, ma la cosa bellissima che è successa è che in una conferenza qui in Liguria, sì, qui in Liguria, c'era un Giordano con sua moglie, moglie psicologa, che vivono appunto in Giordania, poi vengono qui perché la moglie è italiana, e è arrivato col secondo numero dell'OIM e mi fa: ma questa cosa qui da dove l'avete presa? Io gli ho detto: è in Sudafrica, c'è un sito preciso con quelle costruzioni lì che si rimandano appunto a tempi nei quali nessuno costruiva quelle cose, e quindi ovviamente l'abbiamo riferito a quei tempi. Lui mi ha detto: perché è uguale a quello che c'è in Giordania. Una cosa per me stupenda, uguale, uguale, infatti pensavo aveste copiato quello. Sicuramente non ci sono 100.000 anni fa. Cioè già abbiamo difficoltà a capire da quando entriamo nella storia, cioè da quando l'uomo comincia a ricordare per iscritto delle memorie, delle cronache, figuriamoci prima. Ma questa roba qui, che mi abbia detto appunto il lui è rimasto così folgorato perché pensavo fosse quella là. Io non sapevo neanche che esistesse, mi fa: perché è uguale, uguale. I giordani sono una uguale, uguale. Bellissimo. Salve, allora volevo fare una comunicazione prima. Ok, è per me o per lui? Per lei. Allora, innanzitutto sul sito, da qualche mese, sul sito Futurism, che non è un sito sulla pittura del Novecento, ma sulle scoperte, hanno detto, hanno trovato, analizzando il DNA, il massimo assoluto dell'età dell'essere umano, che è 125 anni. Come l'ho letto, ho pensato a quando, alla fine del diluvio, dove dicono l'uomo vivrà fino a 120 anni. Caso strano. Genesi capitolo 6. Esatto. E quindi ho detto: ah, caso strano, adesso è esattamente come era scritto lì: 125 anni più 100. I signori lì sapevano quello che facevano. Esatto. L'altra, la mia domanda è che una volta aveva citato, dato che adesso avevo iniziato a prendere i libri di pettinato, no? Ah, ok. Penso che lei si riferisse a uno dei suoi, non lo so. Aveva citato una volta che, penso si riferisse agli Anunnaki, ok? Che qualcheduno di loro, una volta preso dall'ebbrezza, aveva detto: ah, io posso modificare qualsiasi creatura, posso farne quello che ne voglio, vi faccio quello che... Sì. Volevo capire da dove tratto per cercarlo. Allora, cioè, lei lo trova nella edizione Uther, mitologia sumerica, curata da Giovanni Pettinato, dove si narra di un banchetto tra gli Anunnaki, che alla fine, ubriachi di birra, così come gli avessi ubriacava di Shakar, e l'ho detto nel libro, pensavo che Mondadori non me lo pubblicasse, avesse pubblicato, dove dicono che c'è una gara tra Enki e Nimma, che Enki dice a Nimma: tu produci tutte le creature che vuoi, io gli trovo il posto giusto. E Nimma fa tutta una serie di creature con cose stranissime, anche sbagliate, per esempio ne nascono senza sesso, ne nascono con la colonna vertebrale distorta, ne nascono che non riescono a chiudere gli occhi, ne nascono che non riescono a stringere le mani, ne nascono che non riescono... Prego? Ah. E Enki trova la collocazione, lo trova quindi in mitologia sumerica, Utet Pettinato. Soggetti che vengono creati ma vengono scartati perché ritenuti inadatti. Quindi l'utilizzo in applicazione sumerica è un concetto. Allora, avete capito quello che ho detto? No. No? Va bene. Allora, Mauro vi ha detto che c'erano degli individui che erano imperfetti, che non riuscivano a riprodursi, che non avevano braccia, che non avevano il controllo degli spintieri. Questo qui, replicato a una, diciamo, una natura umana, è proprio l'utilizzo del termine ebraico bara,
cioè soggetti che vengono creati ma che vengono scartati perché c'è un materiale in eccedenza che non ha la valenza di essere ritenuto valido, funzionale, e quindi alla fine viene prodotto ma non è utilizzabile in questo senso per prolungare la specie. Torniamo al discorso della creazione di Eva. Dice, è già interessante questo, già Mauro in qualche altra conferenza ne aveva parlato, perché quando viene detto che Adamo viene fatto addormentare, uno non è che potrebbe pensare che gli fa la ninna nanna per dire dormi carino. In realtà quello che gli viene fatto è un sonno estremamente profondo, che viene usato infatti come la parola tardemache, cioè un sonno profondissimo, molto diverso dallo shemit normale che rappresenta un sonno tranquillo. E dice che poi la dama ed egli si addormentò e prese da una delle sue parti laterali, sempre la parte laterale, e chiuse la carne al posto di essa e costruì. E viene usato il termine banah, cioè un termine edilizio, quasi che da una parte di una componente, di un codice o qualche informazione di Adamo viene costruita vera e propria sulla parte di Eva. Quindi vuol dire una certa fantasia anche dal punto di vista linguistico. E da questa parte laterale, Azelai, adesso andiamo a vedere, perché normalmente viene tradotto costa, ma presumibilmente non lo era, e questo Mauro l'ha già detto in passato, che è preso dall'Adam e la costruì in una donna, cioè sempre inteso come un fine, e fece andare lei verso l'Adam e disse l'Adam, questa volta, e qui Mauro ha detto decine di volte, perché se si dice questa volta vuol dire che in passato altre volte non era stata quella giusta, e osso da mio osso e carne da mia carne, questa sarà chiamata donna, Isha, perché da uomo me a Isha sempre da è stata presa. Avanti. La versione greca ve l'ho messa, più o meno dice la stessa cosa. Qualche cosa di interessante abbiamo qui, perché la prima volta che Adamo vede Eva gli dà un nominativo neutro, dice cos'è quella cosa lì informe, e poi dice io la chiamerò donna e riconosce che è fatta da lui, ma la prima, diciamo, pensiero che gli dà è che è un oggetto, un essere informe che non ha ancora la connotazione di essere vivente. I greci e i latini, per sottolineare quanto è profondo questo sonno che gli viene inserito dentro Adamo, usano dei verbi composti e ci mettono ancora la preposizione, perché pose sopra, il verbo è uno solo, ballo pose, e epiballo pose sopra, sopra ripetuto due volte, cioè vuol dire che questo sonno gliel'ha messo sopra due volte, e idem i latini, perché in misit, misit, in Adam, cioè gliel'ha proprio ficcato dentro. Altro che una semplice ninna nanna, e noi sappiamo benissimo che cos'è che viene inserito dentro un corpo per farlo addormentare. Esatto. Avanti. Cos'è Zelà? Zelà ha diversi significati, normalmente viene considerato parte laterale di camere di un edificio, lato dell'arca dell'alleanza, costola dell'uomo, ma anche crinale di una montagna o stipide di una porta. Però ci sono due termini, Zalà e Zelà, questo fonetizzato allo stesso modo, ma i simboli della fonetizzazione sono lievemente diversi, che ci parlano di zoppo e di zoppicare. Allora, se si parla di zoppo, uno fa pensare al cingolo pelvico, non alle costole, perché se gli viene preso qualcosa da una costola il soggetto non zoppica, ma se gli viene preso qualche cosa riferito alla cresta iliaca, che guarda caso a livello medico scientifico è il principale posto dove viene asportato il DNA. Avanti. E introduciamo adesso un po' il concetto di Olam, che è uno dei cavalli di battaglia di Mauro. Scusa, una cosa perché è fresca fresca. Massimo ha fatto giustamente notare questa volta, no? Questa volta è l'osso delle mie ossa. Gli ebrei, nelle Bibbie americane, traducono finalmente. Cioè, come dire, finalmente me ne avete fatta una giusta. E io immagino Dio che dice che culo questa gli è piaciuta. Ma attenzione, in quei testi che sto studiando, pubblicati dagli ebrei per gli ebrei, eccetera, c'è scritto che fino a quel momento, e questo io l'ho messo nei fumetti, Adamo si accoppiava con tutti gli animali, ed è solo dopo la produzione di Eva che ha avuto il divieto di accoppiarsi con gli animali. Lo scrivono gli ebrei nel testo di teologia. Io questa roba qui l'ho fatta tre anni fa, quando mi ho fatto il numero 3-4 del fumetto, perché
questo qui dice finalmente mi avete fatto una femmina giusta, quindi io immagino l'Adam che lì in quel luogo dove allevavano tutti questi animali che producevano appositamente con interventi genetici, ovviamente siccome gli istinti e gli ormoni li aveva, in qualche modo li doveva sfogare, e in questi testi c'è scritto che fino a quel momento lui si è accoppiato con tutti gli animali. Dopo la produzione di Eva ha avuto il divieto di farlo. Allora, il termine Olam nella Bibbia viene pressoché sempre tradotto come eternità. E Mauro ci ha detto più volte, leggendoci dei vocabolari con le definizioni molto precise, che non sarebbe eternità, sarebbe tutto più un lungo periodo di tempo. Bene. Ma nelle tradizioni extrabibliche e soprattutto nel linguaggio e nel lessico comune di ogni singolo ebreo, Olam non ha per niente una definizione di tempo, ma una definizione di luogo. Come possiamo vedere, il libro della formazione, la Sefer Yetzirah, ci dice che è sempre un significato che vuol dire mondo, cosmo, universo, connesso al luogo della residenza di Dio, sia in senso cosmologico che astronomico, correlato alle Mazalot, le costellazioni, ai Kokavim, stelle e pianeti, ma anche etico, cioè il mondo di tutti i giorni, la vita di noi uomini, è Olam Hazeh, questo mondo, e la vita del mondo, potremmo dire con una valenza cristiana che forse non era, diciamo, condivisa dagli ebrei, ma il mondo dei giusti era un Olam Abba, cioè il mondo che verrà, il mondo andante. Quindi vediamo che il mondo è abbinato al termine Olam, e la radice del verbo è Alam, nascondere, coprire, essere nascosto, non visibile. Avanti. Tra l'altro è inteso anche sia al plurale che al maschile che al femminile, quindi ci sono gli Olamim. E guarda caso, noi che tanto vituperiamo a volte per logiche e ragioni politiche e religiose gli islamici, ma è molto diffusa la frase nelle sure del Corano che viene chiamato Olam Malik Olamin, il signore dei mondi, e Olamin è molto simile a Olamin ebraico. Purtroppo, per, diciamo, non possono farne a meno, nonostante Olam nella Bibbia sia citato quasi 300 volte, in quattro sole, tra virgolette, circostanze che vediamo, Olam devono dire gli esegeti biblici che effettivamente vuol dire quello che vuol dire per tutto il resto della vita pratica degli ebrei, cioè mondo, cosmo e universo. Avanti. Questa è la definizione di uno dei vocabolari citati da Mauro, il Brown Driver Briggs, che ha abbinato anche al Gesenius e a Robert Philippe, quello che ci dice che non è un'eternità ma solo un lungo periodo di tempo, ci dice che Olam è tempo nascosto, non conosciuto, lunga durata di tempo, tempo indefinito, e si parte dall'antichità, cioè un tempo conosciuto molto antico, fino a spingersi al futuro. Ma guarda caso, un termine molto simile, non proprio eternità, ma molto simile, gli ebrei già ce l'avevano, vedere il termine Ad. Quindi il significato di abbinare la parola Olam nella Bibbia correntemente a eternità è proprio una cosa senza senso. Avanti. Questa è una breve carrellata, molto sintetizzata perché sono in realtà molti, ma molti di più, dei pezzi, diciamo, dei versetti della Bibbia sparsi, sul lato sinistro vedete la correlazione, in cui viene abbinata la dimora di Yahweh a un punto preciso, lontano del cielo. Cioè, dove sta Yahweh? Yahweh sta in un cielo molto lontano, molto nascosto, che prendeva le preghiere che gli andavano fino lassù. E ci sono affermazioni interessanti, Isaia 13,5 è una cosa molto molto accattivante, essi vengono da una terra, luogo distante, lo dicevano già loro che era estremamente distante, dall'estremità del cielo, quindi siamo agli estremi limiti dell'universo conosciuto, cioè quasi da dire il posto dove stava e dove viveva Yahweh non solo era lontano, ma era non visibile, e qui Olam di nuovo. E poi Deuteronomio 33:26-27 ci dice qualcosa di interessante. Niente come il Dio di Eshurun, cioè sarebbe il nome poetico di Israele, che cavalca, e usa proprio il termine essere trasportato o cavalcare con un carro, cioè gli inglesi direbbero un rover, cioè un esploratore che viaggia per tutto l'universo con il tuo aiuto e la tua magnificenza del terzo cielo. Terzo cielo è, guarda caso, ci dicono le fonti bibliche, il luogo dove stava il Gan Eden celeste. La sede antica di Elohim è da sotto le braccia di Olam.
E qui potremmo dire, ma cosa si intende le braccia di Olam? Perché abbiamo detto che Olam non vuol dire l'eternità. Massimo, scusa, è fondamentale, è importante. Io ho citato prima il professor Luigi Moraldi, i carri del cielo. Dice il professor Luigi Moraldi, per quanto concerne i carri, Moraldi si rifà al capitolo 24 di Enoch, versione ebraica, che parla di 23 tipi diversi di carri celesti. Moraldi, non Maurizio. Quindi quando vediamo riferimento da sotto le braccia di Olam, e Olam è un mondo, Olam è un pianeta, e Olam è un sistema stellare, è cosmo, è universo, cosa intendessero per sotto le braccia è un mistero che non siamo più in grado di decretare. Avanti. E qui veniamo al famoso citato Salmo 24. Salmo 24 sono soltanto 10 versetti, uno dei salmi più brevi, e contiene delle informazioni molto molto rilevanti, connesse alla, diciamo, manifestazione dell'ebraismo, delle conoscenze ebraiche più vissute, che inevitabilmente per questa riservatezza dell'ambito ebraico non erano conoscibili e conosciute dal mondo greco e tantomeno dal mondo latino. Ci sono dei riferimenti, come vedremo, a situazioni, a episodi, a momenti del folklore ebraico più puro, connesso alla loro vera e propria dimensione. E abbiamo detto, si parla nel primo versetto, che a volte viene anche estrapolato dal contesto generale perché era significativo, che ci dice la terra, Eretz appartiene a Yahweh, come la totalità dell'universo, usa il termine Tevel, che Mauro ci ha insegnato, che vuol dire mondo, cosmo e universo. Alcuni hanno tentato di dire, sì, magari però si intende la terra, e no, perché la terra la nomina già prima. E lo stesso Monsignor Corrado Balducci, qui compianto e morto nel 2008, diciamo forse il più disponibile alla vita extraterrestre dei preti e dei sacerdoti, dice espressamente che anche lui è pienamente d'accordo nel dire che è universo. E viene detto appunto che il salmista evidentemente riteneva che il cosmo fosse abitato e l'universo fosse abitato anche. Versetto 2, non molto significativo, la fondata sui mari, la stabilita sui fiumi. Versetto 3, che se uno non è profondamente a conoscenza dell'efflato ebraico, dice, oh, niente di particolare, chi ascenderà verso la montagna di Yahweh, chi si alzerà dalla sua santa dimora. E vabbè, però se leggiamo il Talmud, vediamo che questa è la sesta divisione del Gan Eden celeste e la santa dimora è la settima e ultima divisione, il suo luogo santo. Qui si sta alludendo al Gan Eden celeste, messo in un modo che se uno non è ebreo, decorre non riconosciuto. Avanti. Il Salmo prosegue, dichiarazione di non colpevolezza molto simile alle conoscenze, al modo di pensare egizio. Chi ha mani pulite, cuore, nel tribunale di Osiride, chi ha mani pulite, cuore puro, chi non ha sollevato la sua anima verso la vanità e non fa giuramenti in modo ingannevole. Poi dice, solleverà la benedizione di Yahweh, la giustizia dell'Elohim dalla sua salvezza. E poi, altro mattoncino. Questa è la generazione di quelli che lo frequentano, che cercano la sua faccia, o Dio di Giacobbe. A un cristiano, a un latino e a un greco, parlare di faccia di Yahweh, forse un segno di distinzione, forse un segno di rilevanza, per gli ebrei aveva tutto un significato particolare, perché era un'espressione del grande volto, la Rekampin, a sua volta contrapposto al piccolo volto di Dio o del Messia celeste, il Moshiach, quello che poi troverà incarnazione nell'idea del Messia terrestre che cercava di redimere dal giogo romano. Ma il Dio di Giacobbe era anche collocato nell'episodio di Genesi 28-17 con lo Shah Shamaim, la porta nel cielo, il varco nel cielo. E qui introduciamo un concetto molto importante, avanti, che vediamo nei versetti successivi 7, 8 e 9, che sono poi il fulcro dell'intero Salmo 24, che sono molto ricchi di significato, però bisogna capirli, e guarda caso i greci non l'hanno minimamente capito e i latini già un pochino meglio, gli inglesi dietro. Che cos'è questo grande volto di cui abbiamo visto in precedenza, di cui si doveva vedere la faccia? Questa è un'antica raffigurazione di quello di prima. Vediamo scritto Arik, grande, Anpin, volto.
questo signore un po' stilizzato è una raffigurazione rinascimentale del volto di Yahweh a funzione cosmologica. Sopra nel riquadro blu vediamo la scritta Antico dei Giorni, nella parte alta vediamo l'Adam Kadmon, cioè l'Adamo primitivo, il secondario, cioè quello dopo che è nato successivamente. È una faccia con barbuta, ha i capelli un pochino lunghi. Non notiamo cose particolari, eccetto che ci sono delle raffigurazioni di riccioli in questa posizione o di peli della barba in questa posizione. E all'interno, segnalati da queste tre frecce rosse, una lettera ebraica. In questo caso è la IN, la lettera che corrisponde al numero 70. Perché questo? Perché il volto grande di Yahweh era un qualche cosa che aveva dei poteri quasi taumaturgici, dei poteri di adorazione, per cui gli ebrei quando erano in difficoltà, quando erano un po' giù di corda, quando erano moralmente e concettualmente, diciamo, depressi per gravi problemi familiari, guardavano in cielo e nelle stelle vedevano il volto di Yahweh. E su questi riccioli della parte bassa, che loro chiamavano Taltalim riccioli, oppure nei peli della barba, riconoscevano la possibilità di avere dei nuovi mondi, dei nuovi universi, che tramite le lettere ebraiche, che ognuna di loro aveva un potere per creare nuovi mondi, per creare nuovi universi, per ricreare la vita, come abbiamo visto nei 310 mondi che erano stati creati e forse o no distrutti, si poneva la possibilità di ricreare appunto la vita. Avanti. Continua il Salmo 24, versetto 7, poi sarà anche l'8, il 9, il 10. Cosa succede? Succede che c'è un'invocazione a delle porte, ben inteso non porte di materiale solido muniti di serratura o di maniglia, delle generiche soglie, perché viene usato il termine shar, gli ebrei avevano il termine telet per dire porta, uscio, invece si riferivano in questo caso a soglie, cioè varchi, varchi dimensionali. Le vostre parti superiori saranno sollevate le entrate di Olam, che non è, viene tradotto come portali eterni, ma semplicemente abbiamo detto che nel termine concreto di Olam non vuol dire eterno, ma vuol dire luogo, luogo lontano, luogo sconosciuto. Da notare che vengono usate due termini diversi, perché in un caso sono Sharim e nell'altro sono Petachim, che vuol dire entrate, nell'altro invece sono soglie, e vediamo i verbi. Sembra una cosa un po' di pedanteria, di precisione inutile, ma vedremo che qualcosa cambia. Noi abbiamo inizialmente un invito a queste soglie in cui viene usato un imperativo presente, sollevate, a cui segue un infinito futuro, cioè un futuro passivo, saranno sollevate, per poi concludere entrerà il re del Kavod. Re del Kavod viene tradotto re della gloria, ma in realtà il Kavod, abbiamo visto, ce l'ha detto ampiamente Mauro, che è il veicolo su cui si spostava. Quindi abbiamo un presente e due futuri, e per la consecutio temporum potremmo dire che l'entrata del re del Kavod, essendo dopo il saranno sollevate, è successiva. Quindi abbiamo tre momenti cronologici. Avanti. Poi cosa succede? Vi ho messo tutte le versioni, prima c'era la greca, la latina, l'inglese e l'italiano, se lo volete ve lo leggete, così avanzo di spiegarlo e procediamo più veloce. Poi succede sul versetto 8. Apparentemente il versetto 8 ha due funzioni. La prima è di spiegare, casomai ci fossero stati dei dubbi, di che cos'è il re del Kavod. E ci viene detto il re del Kavod è Yahweh, forte e potente, il potente che combatte, quindi una dimensione molto pratica, fisica del Kavod stesso. Però questo versetto ha un'altra funzione, che è quella di prendere tempo, avanti, di far passare tempo, perché il versetto 9 ci dice sollevate o soglie le vostre parti superiori, sollevate o entrate di Olam ed entrerà il re del Kavod. Sembra uguale a prima, già, sembra, ma qualcosa è diverso. Quello che prima era un imperativo presente, che successivamente c'era un futuro passivo e un futuro d'entrerà, adesso sono due presenti imperativi. Ciò vuol dire che il versetto 8
ha fatto sì che è passato un po' di tempo, per cui le char, le sharim, che abbinate al concetto di Giacobbe, che la vede nel cielo, questa è la porta del cielo, di Genesi 28-17, potremmo concettualmente abbinare a una porta vicina, visibile, perché Giacobbe, d'altro canto, l'ha vista una porta vicina. Mentre invece le entrate di Olam, noi abbiamo visto per definizione che Olam è un concetto di non visibile, nascosto, lontano. Quindi qui cosa possiamo dire in sostanza? Che da un presente e due futuri siamo passati a due presenti e un futuro. Cosa vuol dire concretamente, facendo la scrematura di tutta questa cosa? È che queste porte non sono governate da Yahweh. Tant'è vero che lui può passare attraverso questo duplice sistema di porte, le shar vicine e le petachim di Olam, cioè le entrate non visibili, nascoste perché lontane, forse appartenenti a un altro universo, a un altro mondo, a un altro spazio-tempo, devono essere aperte entrambe affinché il re del Kavod ci possa passare attraverso. Quindi cosa vuol dire in sostanza? Che queste porte, e da qui l'invocazione alle porte che si aprono, perché non è che viene detto Yahweh apriti le porte, no, si invocano le porte per consentire che vi possa passare il re del Kavod. Avanti. Versetto 10, specificatamente, continua. Chi è il re della gloria? Il Signore delle schiere. Il problema è, ce lo dice il Monsignor Gianfranco Ravasi in audizione sua, di un commento suo al Libro dei Salmi, che queste Zebaot, casomai avessimo ancora dei dubbi, queste schiere non sono schiere militari, ma di nuovo il secondo significato di abbinamento, sono schiere celesti, cioè l'insieme di stelle e di costellazioni. Quindi ribadisce per l'ennesima volta che tutto il Salmo 24 è un testo a connotazione cosmogonica celeste, di cui il riferimento unico alla Terra è quello che veniva detto all'inizio del versetto 1. Tutto il resto descrive altre cose. E queste cose io le ho evidenziate in una mia ricerca, che c'è anche sul libro, ho fatto qualche presentazione, qualche conferenza. È una situazione abbastanza incredibile, che però ha dei riferimenti molto precisi. Io le ho investigate nel mondo egizio con dovizia di particolari nel libro che ho fatto, è l'esistenza di passaggi tra le stelle, di wormhole, che sapete cos'è un wormhole? No. Sì, qualcuno sì, qualcuno no. Allora, un wormhole, che letteralmente vuol dire buco del verme, è un concetto che è nato in astrofisica all'inizio degli anni 20 e a livello teoretico, e che è stato successivamente elaborato fino al 1957, quando Archibald Wheeler l'ha codificato. Cosa si intende per buco del verme? Lui ha pensato che se io mi dovessi spostare, come fa un bruco della mela, da una parte all'altra della mela, se io devo fare tutto il tragitto ci metto molto tempo, ma se un po' faticosamente mi scavo un tunnel all'interno devo fare meno strada, anche se poi la mia strada stessa la devo scavare, quindi è più faticoso. Quindi viene considerato il wormhole, ponte di Einstein-Rosen, un sistema per viaggiare tra le stelle, incurvando lo spazio-tempo. Ci sono alcuni requisiti essenziali. Il primo di questi è che la velocità all'interno di un wormhole è estremamente elevata. Si parla di una velocità FTL, dall'acronimo di Faster Than Light, cioè più veloce della luce, che sembra tratto da un fumetto di Flash Gordon, ma in realtà è una definizione astrofisica. Dopo che si è usciti da un wormhole ci si ferma, ci si arresta, e il tempo impiegato per passare in questo ambito è ridottissimo. Ebbene, gli egizi ce lo dicevano e ce lo confermavano in tantissime circostanze che ho approfondito e fatto vedere a qualche altra presentazione, erano a conoscenza di questo, e qui sembra che si riproduca un sistema analogo, cioè ci sono delle porte, delle soglie non governate da Yahweh, perché una definizione, un postulato, direi quasi una cosa che viene accettata dagli astrofisici: quando si passa all'interno di un wormhole non si può fare niente, si subisce il movimento in forma passiva, perché le forze che sono presenti all'interno di un wormhole sono ingovernabili. Potrebbe essere questo? Forse sì, forse no. Avanti. Però, se Yahweh aveva difficoltà ad entrare in queste porte, figurarsi gli uomini, che però c'erano queste porte anche presso gli uomini. Salmo 118, versetto 119, sono gli uomini che dicono, che invocano a questo punto, che vengono aperte delle porte per loro, e quindi dice che di nuovo, aprite a me le soglie di giustizia, io entrerò dentro queste,
entrare, non è in senso figurato, io ci passerò, no, no, è proprio un entrare dentro e mi confesserò a Yah. Il verbo idah è stato oggetto di dibattito di un discorso che abbiamo fatto con Mauro, perché apparentemente il termine idah vuol dire to cast e to throw, che vuol dire in inglese gettarsi, scagliare, lanciare, riferito in Geremia a lanciare sassi e in Lamentazioni a lanciare frecce. Non si riesce a capire come si sia finito al significato di confessare. Io scelgo, siccome in generale i salmi secondo me devono essere intesi facente parte della matrice più pura dell'epos e del folklore degli antichi ebrei, forse il significato più arcaico, più primitivo è quello da accettare, forse perché è anche quello più verosimile, perché vuol dire che è talmente bella e forte questo movimento dopo che viene aperte le porte che lo stesso giusto si precipita verso Yahweh, verso Yah, che è la forma primitiva di Yahweh. Avanti. Versetto successivo, questo ci dice, questa è la soglia, di nuovo il termine Shar, verso Yahweh, e viene usato le Yahweh, un moto a luogo in cui dice che questa porta va verso Yahweh, va in direzione di Yahweh, perché Yahweh, abbiamo visto, stava in luoghi molto lontani, perché la Bibbia poi, leggendola attentamente, conferma se stessa, non ci sono grosse contraddizioni, il problema è che le creiamo noi quando non capiamo determinati testi, e viene di nuovo detto che i giusti entreranno dentro o per mezzo di questi. Avanti. E questa è una mia creazione, di cui mi prendo la responsabilità, un po' fantascientifica, molto di fantasia, è l'espressione, il disegno grezzo è l'espressione concreta di un wormhole, cioè un ricurvamento dello spazio-tempo, un ponte di Einstein-Rosen, che per andare da un luogo molto distante a un altro luogo molto distante, se io incurvo lo spazio-tempo, lo copro in molto poco spazio e riesco a coprire distanze stellari incredibili. E allora, se lo vediamo in un'ottica del Salmo 24, una soglia lontana, no, è una Shar, è una soglia vicina, è un Petach di Olam. Università di Napoli, costruito il prototipo di un wormhole per i viaggi nel tempo. È di questi giorni, Non è fantascienza. Non è fantascienza. Dottoressa Barbara Negri, responsabile dell'unità ed esplorazione e osservazione dell'universo dell'Agenzia Spaziale Italiana. Noi potremmo essere il frutto di un esperimento di vita forming. In uno sviluppo in uno spazio molto piccolo, civiltà superiori hanno impiantato sulla Terra l'esperimento uomo e prima o poi potremmo essere visitati. Responsabile dell'unità e esplorazione e osservazione dell'universo dell'Agenzia Spaziale Italiana. Tra l'altro i salmi vengono letti, mentre aspettiamo, vengono letti come preghiere, no? Io vi consiglio di leggerli e vi accorgerete che sono tutti inni ad un comandante militare. Sono inni di guerra, inni ferocissimi. Hai citato il 118? Lodate il Signore perché Egli è buono, perché è eterno il suo amore. Dica Israele, sì, è eterno il suo amore. Per Israele, perché poi c'è scritto: tutte le nazioni mi avevano circondato nel nome di Yahweh, sì, io le ho sconfitte. Mi avevano circondato, mi avevano accerchiato, nel nome di Yahweh le ho sconfitte. Mi avevano circondato come api, divamparono come fuoco tra le spine, nel nome di Yahweh io le ho sconfitte. Salmo 136, visto che il Papa è qui a Genova, lui cita spesso la misericordia di Dio, che nel Salmo 136 è, non so, 15 volte, 12 volte. Perché eterno è il suo amore, oppure eterna è la sua misericordia. Egli, però bisogna leggerli tutti quando si recitano. Cioè bisogna fare come si fa con me, per fortuna. Come ha fatto prima l'amico di prima. Ma tu dici questo, io nella Bibbia leggo questo. Cioè, arrivo, visto che l'ho iniziato, bisogna fare così. Però bisogna farlo anche col Papa, non soltanto con me. Egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti perché è eterno il suo amore. Fece uscire Israele di mezzo a loro perché è eterno il suo amore.
con mano forte e braccio disteso, perché è eterno il suo amore, colpì grandi re, perché è eterno il suo amore, uccise re potenti, perché è eterno il suo amore, tolse loro le terre e le diede Israele, perché è eterno il suo amore. L'amore di Dio è eterno, perché uccide i nemici di Israele e dà le terre loro. Andiamo pure avanti. Qualcosa di interessante ci viene detto anche dal Salmo 90, versetto 2, e qui troviamo un altro errore di traduzione, perché logicamente postulato che una cosa frutto di una conoscenza moderna non poteva essere conosciuta dagli antichi ebrei è fortissimo. E viene detto prima che le montagne fossero create, da notare che viene detto successivamente è formata la terra e l'universo. Il termine, se fosse scritto così, cioè creare la terra e l'universo, quindi un tendenza a parlare di qualche cosa di cosmologico, dovrebbe essere scritto e fonetizzato tecollal. Si dà il caso però che è scritto tecollel. E cosa vuol dire tecollel? Vuol dire danzare, roteare, girare in circolo. Bene. Ma non sapevamo che gli ebrei sapessero già in tempi storici che la terra girava su se stessa, perché forse pensavano, come molti di noi, per tanti anni che la terra fosse ferma. Ma qui c'è anche di più, perché vuol dire che viene fatta danzare in circolo, in senso armonico, anche l'universo. Noi sappiamo che Tevel, universo, a volte viene anche attribuito da certuni al sistema solare. E potrebbe anche essere vero così, però possiamo considerare che il sistema solare possa girare in circolo? Apparentemente no, perché noi sappiamo che il sistema solare ha una sua velocità inerziale di traslazione in conseguenza del Big Bang, però presenta il Sole al centro e tutti gli altri pianeti che con orbite ellittiche ci girano intorno. Però il sistema solare in effetti con un movimento lentissimo gira intorno al centro della galassia. Era una conoscenza di queste cose? O forse anche si riferivano in una forma ancora più cosmologica, in cui il punto inerziale che ha dato l'origine al Big Bang fosse anche quello un movimento che dà un movimento di rotazione stando fermo al centro e che fa ruotare tutte le galassie intorno? Forse ci spingiamo troppo, però fatto sta che il concetto di cerchio e danzare in forma ritmica è un concetto molto presente per esempio nell'ambito greco, perché Luciano di Samosata nel suo Desaltazione ci parla di una danza armonica degli corpi celesti, la danza delle sfere, e persino Manilio nel suo Poeta Latino, nel suo Poema degli Astri, ci dice che Dio sta al centro e fa girare tutte le cose che gli sono intorno. Ah, una cosa, qui troviamo un altro uso del termine olam, e qui devo dire una cosa molto interessante: se nel resto della Bibbia quello che fanno olam è eternità, quindi io dovrei leggere che da un'eternità a un'eternità tu sei Dio. Allora, cosa fanno? Siccome il concetto di eternità o sempre è già esaustivo e completo di tutto, cambiano e dicono, beh, allora forse non è così lungo. Ah, ma guarda un po', da un'epoca all'altra tu sei, tu esisti. Non è eternità. A questo punto gli viene bene dire che forse è un'eternità un po' più breve, un tempo. Ma noi sappiamo che un anno non vuol dire tempo. Vuol dire luogo, un punto, un luogo, un cosmo, un pianeta, un qualcosa non visibile. E quindi qui cosa vuol dire? Che da un luogo all'altro dell'universo tu sei Dio, come potenza cosmologica e cosmocosmica. Avanti. Qui ancora avanti, saltiamo, ne guadagniamo uno. Ecco. Questo è un versetto
Giobbe 38-31. Per inciso, Giobbe è uno degli autori che più di tutti si dice, gli esegeti biblici dicono che abbia rilevanze astronomiche e cosmologiche ben precise. Bene, e in effetti è vero, qui ne troviamo una testimonianza. Però qui troviamo una delle situazioni più tipiche di come c'è stato un errore intenzionale nella traduzione, ma da parte non solo della Vulgata e della Septuaginta, cioè la versione greca e latina che non l'hanno capita. In realtà qui sono stati gli stessi ebrei che hanno modificato il senso della traduzione in un modo così goffo da dire: ma ci prendete proprio per sciocchi? Perché qui si nega l'evidenza. E questa frase, e voglio dire, siccome non si può venire e pensare che gli ascoltatori o gli uditori o i lettori della Bibbia siano proprio mentecatti, e allora il problema è: forse quello che viene detto originariamente in questo è un qualcosa di rischioso, di segreto, connesso alla più intima natura degli Elohim e del loro modo di essere, perché qui viene data una connotazione celeste. E noi sappiamo che non ne parliamo dell'ambito cristiano, perché se si dicesse a un cristiano dove metteresti Dio, in cielo, in terra, in ogni luogo, ma se un cristiano si dicesse ma mettendolo in cielo dove lo metteresti Dio, farebbe questo tipo di gesto riferito a tutta la sfera del cielo, tutta la volta celeste. Se si chiedesse a un ebreo invece dove lo metteresti il tuo Dio, lui direbbe là, un punto preciso indicato da un singolo dito. Ci sono delle vicende medievali di un testo citato da un autore che si chiama Lerman, che racconta di un rabbino, si chiamava Gamaliel, vissuto in periodo rinascimentale, che ha un dialogo con un eretico, diciamo con un non ebreo, un gentile. Questo qui lo stuzzica perché voleva sapere dove era Dio. E lui gli dice: ma non lo so, non lo posso dire. E quell'altro gli fa: ma scusa, ti sei tanto colto, sei così esperto, non sei manco, adori un Dio che non sei manco dov'è? E questo gli dice qualcosa un po' alterato e scocciato di questa sua continua insistenza, e gli dice: ma tu vorresti che portessi il dito nel punto preciso da dove viene il mio Dio? E tu vorresti forse che ti dicessi che ci vogliono 3500 anni per andare da qui a dove sta il mio Dio? Ma io questo non te lo dirò. Questa frase è un emiverso, perché poi dice qualcosa anche di Orione. Viene detto: colleghi, connetti, viene usato il verbo kashar, che vuol dire mettere in connessione, legare, le matanot di Kimah. E voi dite: che sono queste? Adesso ci arriviamo, perché le parole è meglio lasciarle in ebraico che tradurle male. Vediamo come hanno tradotto gli altri. Stringi il legame della Pleiade singola. Forse che tu sei in grado di connettere le brillanti stelle della Pleiade. Connettere, usa il termine coniungere, che vuol dire connettere, congiungere un posto all'altro. E già qui cominciamo a dire: ma la versione italiana delle Paoline, puoi tu legare il legame delle Pleiadi. La versione inglese, come al solito, quella di Re Giacomo, che è molto più addentro alla verità, forse una delle traduzioni più verosimili perché segue molto il testo ebraico, comincia a tirare fuori le dolci influenze che coi legami non c'entrano proprio niente. Ma da dove vengono queste dolci influenze? E adesso lo vediamo. Scusate, un momento. Focalizziamo un attimo questa frase, che è la mia traduzione. Voi direte: se è bevuto un po' il cervello, vediamo qui. Puoi collegare, connettere la terra con l'Eden celeste in Kimah. Perché la terra? Perché questa vicenda, introduciamo il contesto, perché è chiaro che se io che sento un versetto di un libro sapienziale di Giobbe dico: vabbè, messo così, estrapolato, non mi dice niente. Allora, che cosa riguarda questo capitolo di Giobbe? Riguarda un dialogo che c'è tra Giobbe e Yahweh, face to face, direbbero gli ebrei, panim panim, faccia a faccia, in cui Yahweh dice a Giobbe:
Ma sai fare questo? Perché io lo so fare. Chiaro, tu sei Dio, tra virgolette, o comunque in possesso di una tecnologia che io non ho. Nell'insieme di varie cose che Yahweh dice a Giobbe, ma tu lo sai fare questo? E lui dice, cosa vuoi fare? Se sei tu che sei potente, io no. Viene anche detto, sei in grado di collegare le madanotte di Kimah? Adesso lo vediamo, avanti. Allora, e questo è Busillis, lo vediamo nel titolo. Madanot o Manadot? Cosa vuol dire Madanot? Madanot è una parola che è data dall'incrocio di tre vocaboli o fonemi. Ma, preposizione ta, moto da luogo, Adan, che è il suffisso di Eden, e Ot, desinenza femminile plurale, risultante dalle cose piacevoli nell'Eden. E siccome viene citato Kimah, che è una costellazione, si riferisce molto verosimilmente al Gan Eden celeste, il paradiso celeste. Tant'è vero che Madan al singolare, Madanot al plurale, Madan al singolare vuol dire delicatezza di cibo, prelibatezza, delizia, un qualche cosa molto connesso alla dimensione della piacevolezza che si avevano nel Gan Eden celeste. Ma come traducono i Brown Driver Briggs? E poi vedremo anche il Gesenius, cioè che è il vocabolario antico. Ci dicono che in Giobbe 38-31 vuol dire in catene, in vincoli. Ah, ci sono tre autori tedeschi che per fortuna ci dicono che deriva da Adan, ma guarda un po', delicatamente e voluttuosamente. Ma questo catene, vincoli, da dove viene fuori? Dal verbo anad, legare intorno, legare sopra, che nella sua forma sostantivata femminile plurale fa manadot, bande, legami. E scrivono per metatesi, cioè spostamento o errore divenuto Madanot solo in Giobbe 38-31. Avanti. Questa è una scannerizzazione del Gesenius. Lo lasciate in inglese, ve la traduco. Esprime lo stesso termine di prima. Eccolo qua, così mi sposto da questa parte, così lo seguiamo. Madanot. Legami mediante la trasposizione delle lettere per manadot dalla radice anad, legare, in Giobbe 38-31, per cui madanot kimah, le bande o i legami delle prelevi. Allora, siamo un po' alla paranoia. Perché? Da quando scrivono e correggono la Bibbia e l'hanno corretta, emendata centinaia di migliaia di volte, ma non ne poteva capitare che se c'era scritto Madanot e intendevano Manadot lo correggevano secondo il loro significato? No, è scritto Madanot, ma ci prendono per mentecatti. Dice no, Madanot vuol dire le cose piacevoli dell'Eden, ma in Giobbe 38-31 non vuol dire Madanot, bisogna intenderlo e leggerlo Manadot, rovesciato. E perché? Perché si sta parlando delle bontà del Gan Eden celeste, e il Gan Eden celeste viene correlato a una costellazione che è Kimah. Cos'è Kimah? Il bravo Draven Briggs ci dice, forse sono le Pleiadi, dalla radice cam, accumulo, ammasso, gruppo, branco, gregge, cioè un accumulo, un cluster, direbbero gli autori inglesi, un accumulo, un ammasso. Potrebbe derivare dal termine Kemeah 100, inteso riferito alle stelle, Kokabim, e che deriverebbe dall'accadico Cantu, famiglia stella. Se guardiamo il parere di importanti cabalisti ed astronomi ebrei, diciamo che forse avevano capito qualcosa, perché Kimah si deve ammettere che questa costellazione è grandissima, comprendendo al suo interno diversi asterismi, cioè gruppi stellari del Toro o delle regioni circostanti, comprendendo circa 100 stelle.
ma Aben Ezra, vissuto nel XII secolo, quindi in epoca medievale, ci dice: se mai Chimach riunisce i frutti delicati, ma da notte. Oh, ma guarda un po', ma da notte sono i frutti delicati, non sono i legali. L'ha capito come doveva essere inteso. E cita anche un'altra vicenda di Esther, personaggio mitico di cui poi è stato, diciamo, trasmesso nella letteratura extrabiblica delle informazioni, che per essere sfuggita alle profferte di Shemhazai, cioè Shemiaza, uno degli angeli ribelli degli Elohim caduti, fu posta da Dio fra le sette stelle, che per definizione sono le Pleiadi, Be-Chimach, dentro Chimach. E se la lingua non ci inganna, cioè se la forma lessicale non ci inganna, se le Pleiadi sono dentro Chimach, non sono le Pleiadi Chimach, è una componente di una costellazione più grande. E Levi Ben Gershon, vissuto nel XIII secolo, 100 anni dopo a Venezia, ci dice che una qualche immagine nel segno dell'Ariete o nell'estrema parte di questa costellazione, con sette stelle, Pleiadi, minori al suo interno. Avanti. Mappa stellare. Le Pleiadi, le Iadi, la parte bassa del toro, la coda dell'Ariete, la testa di Cetus Balena, Orione, Sirio, Chimach. È una mia, diciamo, estrapolazione, non è detto che avesse questo, forse addirittura poteva essere anche un po' più grande, perché 100 stelle visibili qui dentro non ci sono. Però la correlazione tra questa zona starebbe a significare, estrapolando, come un collage di elementi multipli, che verrebbe fuori che le delizie del Gan Eden sarebbero correlate a questa zona di Cina. Evidentemente per i cosiddetti gentili, i non ebrei, questo era un segreto che non doveva essere comunicato, perché doveva rimanere patrimonio degli stessi ebrei, era in quanto connesso alla dimensione del luogo del cielo dove venivano gli ebrei. Tutta questa zona, circondata da questo tratteggio rosso, questo è l'equatore galattico, la cosiddetta Via Lattea, tutta questa zona da qui a salire fino ad arrivare a quelle zone, era una regione che era estremamente sacra per tutte le civiltà maggiori dell'antichità, egizi, sumero, babilonesi, ebrei, ed era collegato a un mondo d'acqua. E noi sappiamo quante volte, ad esempio nel Diluvio, viene citato la situazione in cui le acque di sopra si unirono alle acque di sotto, e le acque sono correlate proprio a questa estesa zona di Cina. Stiamo avviandoci alla conclusione, avanti. Questa è l'ultima diapositiva. Che cos'è questo? Questo qui è un disegno, uno schizzo, che è molto antico, perché risale al 1200. È stato, diciamo, elaborato da un rabbino molto colto, si chiamava Eliezer Rocheach da Worms, nella regione della Renania-Palatinato, e questo documento è all'incirca risalente al 1200. È una raffigurazione di un serpente. Lo vediamo qui, serpente Teli, Nahash Hateli, forse la costellazione del dragone. Questo è un'immagine che è soggetta a tre codifiche funzionali, che riporta una importanza per quello che riguarda le conoscenze ebraiche, riferito al Gan Eden, riferito agli Elohim, riferito alla zona del cielo, la funzione cosmogonica e cosmologica a cui erano correlati gli Elohim, che ci dobbiamo ancora lavorare, è oggetto con Mauro di un ulteriore approfondimento, perché questo secondo me è, forse un po' di esagerazione, una scoperta molto rilevante. Ripeto, è soggetto a tre livelli di codifica completa. Ci sono delle informazioni qui dentro che chiaramente bisogna essere ebrei, e io già faccio degli sforzi pazzeschi,
bisogna essere molto colti, molto consapevoli di tutto il folklore e le conoscenze degli antichi ebrei, ma qui dentro ho l'impressione che ci sia nascosto il luogo da cui venivano gli Elohim. Grazie. Tra l'altro questa cosa qui ricorda un plesiosauro che è rappresentato nei geroglifici egizi, che ricorda le impronte che lasciava il Leviatano biblico, quindi ci sono dei richiami. Diciamo così, noi abbiamo sentito delle cose molto curiose, il discorso del Kedem, cioè una matrice che si trova da un'altra parte e che utilizzano per fare, come dice quella scienziata che vi ho detto prima, l'uomo modello terra, cioè la dama fara. Quindi ci deve essere probabilmente una matrice da qualche parte che questi scienziati, ingegneri biomolecolari, non so, utilizzano per fare i loro esperimenti di impianto di vita nei vari pianeti e quindi adattano ai vari pianeti. Se si dicono queste cose, sei un coglione. Perché la storia alla quale dobbiamo credere invece è: c'è un Dio lì, tranquillo. A un certo punto non si sente più tranquillo e dice: faccio un universo, o anche 310. Fa così e fa un universo. Poi passano, in termini umani, un sacco di tempo, 15 miliardi di anni, e dice: ma mi sto annoiando, adesso faccio uno che mi ami e mi segua e mi serva. Quindi già un Dio che esiste prima di un universo e un Dio che esiste dopo un universo non è più per definizione Dio, ma facciamo finta che lo sia. Un Dio che ha bisogno di creare uno che lo ami già per definizione non è Dio, ma facciamo finta che lo sia. Facciamo uno, noi, che dovremmo essere per quella storia gli unici in grado di conoscere, amare e servire quel Dio. Però cosa faccio? Gli do delle, lo creo eterno, però gli do delle regole. E se non le rispetta, lo punisco. Ma lui che è onnisciente lo sa già che non le rispetta, no? Quindi sa già che dovrà punirlo. Difatti questo avviene. E per punirlo dice: guarda, tu morirai. E io immagino Adamo che gli dice: ma che vuol dire? Che non ha mai visto la morte, serve te. E adesso qui te lo spiego. E va bene, a un certo punto in avanti gli Adamo, gli uomini, cominciano a morire, mentre prima erano eterni. Passano molte migliaia di anni, nel corso dei quali muoiono milioni di questi Adam, in quanto figli di quelli lì, e Dio dice: no, adesso gli voglio dare la possibilità di riscattarsi. Gli do di nuovo la possibilità di diventare eterni. Come posso fare? Ma facciamo così, mando giù mio figlio, che al momento scopre di avere un figlio, mando giù mio figlio, lo mando in un posto preciso della Terra, e quelli lì che stanno lì lo devono uccidere, perché poi così io lo faccio risuscitare. E facendolo risuscitare, ridò a tutti gli altri la possibilità di diventare eterni. Come faccio a mandare giù mio figlio? Facciamo così, mando giù un'altra parte di me, Trinità, no? A mettere incinta una ragazza, però facendo in modo che rimanga vergine anche dopo che ha partorito. E perché questo? Ma perché in tutti gli altri racconti di popoli ci sono delle vergini che partoriscono, se la mia non rimane vergine sembra brutto. E quindi chiaramente faccio in modo che rimanga vergine anche lei. Poi passano un po' di anni e Dio ha la fortuna che quelli lì glielo uccidono. Perché se non l'avessero ucciso, il suo piano andava a monte. E come faceva a farlo? A parte che non è risuscitato, ma ha tirato giù vivo dalla croce. Ma facciamo finta di tutta la storia. Quindi c'è tutta questa storia qui, che non ha nessun senso, che è una negazione di se stessa dalle prime affermazioni, ma noi dobbiamo credere a questa. E se noi diciamo: guardate che nell'universo forse esiste qualcun altro, e potrebbe anche essere arrivato qui, sei un coglione. Ma proviamo a raccontarla questa storia a uno che arriva qui da un'altra dimensione, che non ha mai sentito niente. E raccontiamogli le due storie, secondo voi a quale crede delle due? Però se le racconti la seconda sei un coglione, la prima invece è perfetta. La prima è perfetta.
E ci sono delle cose che noi dobbiamo credere vere, assolutamente vere. Non sappiamo chi le ha scritte, sappiamo che sono scritte in modi diversi, ma dentro, per fortuna, sono rimaste delle cose che sono molto interessanti. Io, ad esempio, adesso nel libro, a parte che nel libro che esce adesso troverete anche lì le descrizioni delle porte celesti fatte dai testi in blu. Quindi questa roba qui è diffusa sul pianeta Terra, cioè il fatto che ci siano nel cielo delle porte da cui quelli arrivano. Nei Veda si dice che l'universo è abitato da 400.000 specie umanoidi, di cui molte sono arrivate qui, 400.000. Ma chi glielo fa fare di inventare una roba del genere? Chi glielo fa fare? Tutta questa roba qui la trovate nel nuovo libro, a metà fatta da Baccarini, che si occupa appunto di quell'altro mondo là, dall'altra parte del pianeta Terra. Quindi tutte queste cose le dobbiamo credere vere. Dobbiamo credere vero che questo qui appunto è stato fatto morire in croce, poi basta leggere attentamente il Vangelo e si capisce che l'hanno tirato giù vivo, che forse nella tomba c'è stato poche ore, non i tre giorni. Basta fare un attimo il calcolo su quello che dicono i Vangeli, facendo finta che... E questo è uscito così. Noi abbiamo il Vangelo di Pietro, che non dobbiamo credere vero. Cioè, noi dobbiamo credere vero che uno spirito ha messo incinta una ragazza facendo in modo che rimanesse vergine anche dopo il parto. Questo è normale. Il Vangelo di Pietro c'è scritto che la notte, quando lui è stato sepolto, è arrivato un fascio di luce dal cielo, ne sono scesi in due, hanno aperto il sepolcro, sono entrati, sono usciti in tre e il terzo veniva sorretto perché non camminava da solo. E lo hanno portato via. Allora io devo credere che uno spirito ha messo incinta una ragazza facendo in modo che rimanesse incinta anche dopo il parto, perché questo è ovvio, invece l'altra cosa è una stupidaggine. Io non ci sto. Io faccio finta, cioè leggo e faccio finta e vedo che cosa secondo me è più secondo buon senso. Sì? Prego. Le vie del Signore sono infinite. Anche i fasci di luce, puoi usare anche i fasci di luce, grazie. Sì, sì, vero, vero, bravo. Chiudiamo con questo. Il Vangelo ci dice che Gabriele visita Maria. Gabriele non è il nome di un individuo, è il Geber di un El. In ebraico è Gabriele, che vuol dire uno che esercita il potere per conto di un El. E che nell'Antico Testamento è definito Ish, cioè individuo maschio, che va a trovare Daniele. Poi un Gabriele va a trovare Elisabetta, la cugina di Maria, e dopo che lui l'ha visitata, quella anziana rimane incinta di Giovanni Battista. Poi lui va a visitare Maria, e dopo che lui l'ha visitata, quella rimane incinta e nasce Gesù. Jean Danielou, gesuita, cardinale, docente di teologia, accademico di Francia, ha dedicato uno studio alla figura di Gabriele e ha detto che il concetto di Spirito Santo è la trasposizione cristiana del Gabriele antico testamentario. Gesuita, cardinale, accademico di Francia, docente di teologia. Quando il Vangelo ci dice che lo Spirito Santo copre la Madonna, a coprire la Madonna è stato Gabriele. L'identificazione tra Gabriele e Spirito Santo, chiara, sapete dove la trovate? Nel Corano. Nel Corano. Non soltanto nel gesuita Jean Danielou, nel Corano. Gabriele è la rappresentazione successiva, lo spirito è la trasposizione successiva del Gabriele, che è un maschio, anche molto antico. Secondo me lo Spirito Santo è entrato al solito posto. Giuseppe, mamma mia quante cose mi vengono in mente, nel protovangelo di Giacomo, altro vangelo che non dobbiamo credere vero, Giuseppe è via per la sua campagna di lavori, torna dopo sei mesi e trova la Madonna incinta, si incazza come una bestia. Non è come ci viene raccontato che lui si capisce, no, si incazza proprio e dice: ma chi è che mi ha fatto questo? Cosa dico adesso io al mio Signore che me l'ha affidata e io me la trovo incinta? E dice: non è che è successo a me come è successo ad Adamo questa storia.
che è arrivato uno e gli ha sedotto la femmina? Sapete la storia della tentazione di Eva, no? Eva ha fatto sesso con un Elohim rivale dell'altro Elohim. E Caino probabilmente è figlio di questo primo atto sessuale. Poi Abele figlio dell'altro. Tra i due c'era, perché e Caino era un mezzo sangue. Guardate che questa roba qui è scritta negli scritti ebraici, eh? Dicono che Eva probabilmente ha subito una violenza sessuale. E al tempo di Gesù, quindi Giuseppe, quindi nel protovangelo di Giacomo, che viene scritto lì in quel tempo, lui dice, è successo a me come ad Adamo, è arrivato uno e la... Ed è arrabbiato. E dice addirittura, leggete il Vangelo di Pietro, il protovangelo di Giacomo, dice addirittura che teme che da lei sia andato uno che si è fatto passare per un altro. È stupenda questa roba. È stupenda. Nell'Antico Testamento ci sono due che risultano, tre, ma Enoch, Elia e Mosè, che risultano non morti. Enoch viene portato via dagli Elohim. Yahweh viene portato via, Elia viene portato via dagli Elohim. Proprio è scritto così, lo leggete nelle Bibbie in casa. Mosè sapete che arriva diciamo al confine della famosa terra promessa, quindi dice a me non è concesso entrare, e se ne va con i suoi due figli, Eleazar e Giosuè. Tra l'altro noi continuiamo a chiamarlo Gesù, ma in realtà il suo nome è Giosuè, non capisco, cioè lui è l'unico Yeshua che diventa Gesù. Tutti gli altri Yeshua sono Giosuè, anche lui è Giosuè, che era il nome più diffuso in assoluto in quel tempo, quindi non aveva neanche un nome unico, aveva il nome più comune che si potesse inventare in quel tempo, quindi lui è Giosuè, non Gesù. Ma Gesù serve per renderlo, cioè tirarlo fuori dalla massa. Lui parte con Giosuè ed Eleazar, va nella valle di Moab, dove, tra virgolette, muore. Ma nessuno sa dove sia il suo sepolcro. Che è caso unico nella fondazione dei popoli, perché il fondatore di un popolo ha quantomeno un mausoleo al quale quel popolo si rivolge. Giuseppe Flavio, storico giudeo romano, primo secolo dopo Cristo, parla della che lui nel suo libro Antichità Giudaiche rifà tutta la Bibbia per i romani, per dire guardate quanto siamo belli, guardate quanto siamo bravi, eccetera, eccetera, eccetera. Parla della morte di Mosè. Dice Mosè se ne va con i suoi due nella valle di Moab, dopodiché arriva una nube che se lo porta via. Nube, Anan, è il termine ebraico, nei dizionari di etimologia ebraica, sapete cosa significa? Cosa indica, come la dice prima? Il comparire alla vista improvvisamente e il produrre un rumore lungo e sommesso. Quindi arriva una roba che compare improvvisamente, produce un rumore lungo e sommesso e si porta via Mosè. E Giuseppe Flavio dice, e Mosè fu costretto a scrivere che era morto perché nessuno potesse dire che se n'era andato con gli dèi. Quando Gesù vive il discorso, ditemi quando devo finire, quando Gesù vive il discorso della trasfigurazione, chi si presenta a lui? Ve lo ricordate? Elia e Mosè, due non morti. Non sono due che sono resuscitati, due che risultano non morti, portati via da loro. Guarda caso arrivano quei due. E Gesù vive una sua, diciamo così, trasformazione. Io faccio finta, ma quello c'è scritto. E quando Gesù alla fine se ne va in cielo, sapete l'assunzione, no? Molto spesso viene indicato come ascensione, ma non è ascensione, perché ascensione è un termine attivo, in greco ci sono tutti i verbi al passivo, è stato tirato su, non è asceso, è stato succhiato su, cioè i verbi greci sono chiarissimi, non è interpretazione, basta tradurli per come sono scritti, è stato risucchiato su. Vangelo di Pietro, due scendono e escono con il terzo che non riusciva a camminare e viene sorretto. Però noi non ci dobbiamo credere, a tutto il resto sì, queste sono stupidaggini. Se dici queste cose sei un mentecatto, ma io posso dirle perché tanto chi se ne frega. Questo è il discorso. Cioè, almeno abbiamo dei testi di cui non sappiamo nulla, ma visto che su quei testi si basa ciò che conosciamo, almeno cerchiamo di capire cosa scrivono. Perché se oltretutto, ripeto,
Non sappiamo chi l'ha scritti, non sappiamo quando l'ha scritti, non sappiamo come fossero scritti in origine. L'unica cosa che sappiamo, lo dicono i biblisti ebrei, che quelli che leggiamo noi, stiamo parlando dei testi ebraici, non sono uguali a quelli scritti in origine, perché ogni volta li cambiamo. Quindi, sicuro? Cioè, allora, se uno esamina quella situazione lì, dice piglio la Bibbia e la butto nel cassonetto della raccolta differenziata. Il fatto è che sappiamo che noi siamo governati da un sistema basato sulla Bibbia, primo fra tutti il sistema finanziario, che è esattamente quello descritto nella Bibbia, applicato alla perfezione. E allora vale la pena riconoscerla, perché ne siamo schiavi, su questo non c'è dubbio, noi siamo schiavi di quello che c'è scritto. Voi non chiedetemi chi è che governa, quello che tanto non lo so. Anche perché quando i miei colleghi Elohim se ne sono andati mi hanno lasciato qui a fare da solo questo lavoro. Non mi hanno detto più di tanto, quindi mi trovo qui come pinguinotto a fare questo lavoro così. Però mi diverte, quindi va bene. Però è chiaramente quello descritto lì, non c'è da cambiare una virgola. Non c'è da cambiare una virgola. Le nazioni che governano, in God we trust, è il God sul quale giurano, è quello lì. E i sistemi sono quelli lì. Se io devo... Qualcuno mi dice, ma non so, fammi l'esempio di un perfetto esecutore degli ordini di Yahweh, l'Isis. L'Isis è il perfetto esecutore degli ordini di Yahweh. Lo dico tranquillamente. Quindi non ci dobbiamo scandalizzare, perché la radice è quella. Io non so chi governa l'Isis, chi governa l'Islam, ma la radice è quella. Allah non è altro che la trasposizione semitica di El, Eloah, Elohim. Cioè il nome è sempre lo stesso, ma la radice è quella. Quindi io non mi stupisco delle cose che, anzi secondo me ne succedono ancora poche, sono ancora bravi. Poi si uccidono più tra di loro che noi, quindi va bene così. Per ogni occidentale che uccidono almeno 300 dei loro. Quindi. Ma se io dovessi fare veramente l'esempio, direi l'Isis. Leggete la Bibbia, vi sgozzeremo sui vostri altari, distruggeremo i vostri luoghi sacri, berremo il vostro sangue. Scritto nella Bibbia, eh? E a ordinare questo era Yahweh. E ci sono quelli che dicono, ah no, ma quella è tutta allegoria. Ma allora è allegoria tutto. Perché quando dicono, ah ma quella è tutta allegoria, metafora, dico benissimo, allora il primo versetto della Genesi, in principio Dio creò i cieli e la terra, è allegoria. No, quello è la lettera. A parte che non è la lettera neanche così. Cioè quindi inventano la traduzione e poi dicono, no ma quella va presa per come. No, perché spiegato. Se per capire la Bibbia bisogna applicare allegorie e metafore, allora ci mettiamo lì, versetto per versetto, mi spiegate voi teologi, questo è letterale, questo è allegoria, questo è letterale, questo è allegoria. Levitico 19. Non vendicarti e non serbare rancore contro i figli del tuo popolo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Questa roba qui viene citata spessissimo. E per cui. Subito dopo. Chiunque maltratterà suo padre o sua madre sia messo a morte. Chiunque commetta adulterio con una donna sposata, come chiunque commetta adulterio con una donna del suo prossimo, l'adultero e l'adultera siano messi a morte. Se uno ha avuto rapporti con la nuora, siano messe a morte entrambe. Chi si accoppia con una bestia deve morire e anche la bestia deve essere uccisa. Se una donna si avvicina a un animale per accoppiarsi con esso, ucciderai la donna e l'animale. Senza salvare rancore, mi raccomando. E adesso vi dico chi è il prossimo. E adesso vi dico chi è il prossimo. Ama il prossimo tuo come te stesso. Questo versetto qui estrapolato dice, vedete che Dio dice di amare il prossimo? Col cavolo. Io per esempio me lo leggo così, io amo il prossimo perché questo qui non mi piace. Tanto siamo liberi di interpretare, quindi io me lo interpreto. Io amo questo non è il prossimo. Invece per la Bibbia no, ha un significato diverso, più serio. Ho finito. Vi leggo solo chi è il prossimo per la Bibbia. Quando si parla del, vi ho detto, del sistema finanziario che è basato sul debito credito,
L'ordine è: voi presterete denaro alle nazioni, non vi farete prestare denaro dalle nazioni, perché chi presta denaro è padrone, chi riceve denaro in prestito è schiavo. Tra di voi non presterete denaro di interesse, invece il denaro di interesse lo riscuoterete dagli altri. Ogni creditore, qui si parla dell'anno sabbatico, eccetera, comunque arriviamo al prossimo, ogni creditore rimetta quanto ha prestato al suo prossimo. Quindi uno dice, vabbè, quindi non lo riscuota dal suo prossimo, né dal suo fratello. Tu potrai esigere il tuo credito dallo straniero, ma dal tuo prossimo no. Prossimo nella Bibbia vuol dire quello che appartiene al tuo clan familiare, tutti gli altri, fottili più che cuore. Ci sarà la conferenza di Marco Pizzuti, sarà un evento che riguarderà alcuni argomenti di controinformazione, quali l'alimentazione, la scienza soppressa, le terapie mediche non autorizzate, e ci saranno esperimenti di Nikola Tesla riguardo le reazioni nucleari a debole energia. Ci saranno degli esperimenti durante l'evento. Ringrazio tutti, ringrazio Mauro Biglina e Massimo Barbetta, e spero che possano tornare presto.